Thank you I vostri animali pelosi e eh, non pelosi. Dov'è? Dai, dovai? Smettila di scappare appena inizia la live, maledetto! Allora, direi che oggi 21 minuti. Pensavo meno. Abbiamo fatto il nostro 21 minuti accademico e possiamo iniziare con la storia dell'oggi. Storia terrificante, non riaffronterò il dettaglio del gatto perché non me la sento e lo, me lo sono tolta subito perché sennò no finiva, che poi non riuscivo a finire la live. Ma ho affermato Giovanni. No, no, sta ancora lievemente roteando, gli sta accanto perché, come i veri amanti, no, vogliono sempre un contatto. Allora, torniamo alla nostra, serena, alla nostra serena Molicone, adesso cominciamo, metto le immagini e entriamo in questa terribile storia. A parte essere uno dei casi più maledetti d'Italia, che ha visto mh, numerosi processi e sempre tutte assoluzioni, quindi alla fine il colpevole è ancora, diciamo, a livello di verità giudiziaria, non si sa chi è, vabbè. E eh, abbiamo appunto una vicenda giudiziaria che è durata 21 anni. Pensate che la vittima, la povera Serena, ne aveva solo 18. Quindi, in tutta questa storia è stata più lunga la vicenda giudiziaria processuale rispetto alla vita stessa della vittima: assurdo. Questi i tempi, no, i tempi. Poi hanno dovuto aspettare i cambi di guardia per poter rifare nuove indagini. Anche perché in questo caso è successo che quelli che. Sembrano essere adesso non possiamo andare contro le decisioni di una corte, però quelli che eh, sembrano essere colpevoli eh, inizialmente erano coloro che facevano le indagini sul caso. Quindi, qual miglior posizione per nascondere le proprie malefatte rispetto ad essere all'interno stesso delle indagini? Pensate a Dexter. È il miglior come dire è il miglior alibi nel senso che eh, sei tu che indaghi su te stesso quindi fai, fai anche presto a, a insabbiare e a depistare certo è che devo dire che tutti questi depistaggi e tutti questi insabbiamenti li potevano fare meglio cioè adesso io ogni volta mi sento sto cazzo no eh, dai hai fatto una cosa faceva mio zio con 30 euro faceva meglio però sinceramente detta tutta, cioè, l'hanno depistato, hanno ci cioè, cercando di modificare le prove in delle maniere così palesi e così ridicole, da sorpresa, cioè, quando volevano eh, percorrere la pista satanica, perché c'è stata anche la pista satanica e anche in questo caso non manca il satanismo, quindi sicuramente è stato Satana. Per far credere questa cosa a eh, chi di dovere, insomma anche alla, al pubblico, eccetera, eh, hanno inserito nel telefono di Serena eh, un numero di telefono in rubrica. E sentite bene, sentite bene. Serena aveva memorizzato sul cellulare il numero 666 sotto il nome scritto in caps lock diavolo. Allora, adesso vorrei che tutti voi prendeste il vostro telefono, memorizzaste il numero del de diavolo, perché non si sa mai, no? Cioè, eh, raga, ecco, que que queste sono le cose che dico, dai cazzo, cioè, potevi impegnarti un po' di più, cioè, dobbiamo fare le basi anche per i depistaggi? Non ci credevano nemmeno loro, infatti. La bumerata, la bumerata. Ma devo dire, eh, c'è stata veramente poca, poca capacità anche nel fare le cose di merda. Quindi, boh, comunque. Uh, una chiamata a Satana. Ma sì, che se telefoni al 666, no, Al posto dei carabinieri risponde Satana dei carabinieri, no? Dico, ciao, ciao ma maresciallo Satana. <ride> allora, veniamo a noi. Serena Mollicone, cominciamo a parlare innanzitutto di Serena che devo dire mi dispiace moltissimo, ma eh, per quanto sia un nome conosciuto a tutti, per quanto eh, siano o meno appassionati di cronaca nera, Serena Mollicone è un nome che tutti quanti almeno una volta abbiamo, abbiamo sentito. Volete pettinarmi? Ok, sarebbe utile. E, però. Sappiamo poco di Serena, cioè, se io devo raccontarvi chi era Serena, ce la siamo un po' dimenticata, cioè, se la sono un po' dimenticata, c'è veramente poco da dire su questa ragazza, anche perché era molto giovane, però. Come ben sapete tutta l'attenzione poi si riversa sulle indagini, i colpevoli, i processi e della vittima tante volte ci si dimentica. Quindi io vi dico tutto quello che ho trovato a proposito di Serena, anche se non è molto. Comunque Serena Mollicone è nata a, ad Arce, in provincia di Frosinone, il 18 novembre 1982. È nata e cresciuta ad Arce e purtroppo anche morta ad Arce. Lei frequentava l'ultimo anno del liceo faceva il socio psicopedagogico al Vincenzo Giuberti di Sora. E lei andava benissimo a scuola, insomma, era una che aveva ottimi voti, Era una studentessa modello, molto pettarti, non pettinarti come i gatti. Ah, ah ok. Ok, ok. Si sì, quando apro Instagram, veramente già me l'aspetto. <ride> La marea dei link comunque vi dicevo, considerata da tutti una studentessa modello, una bravissima ragazza e aveva anche la passione per la musica per la quale suonava il clarinetto nella banda del paese. Tra l'altro, è una. Um... La banda del paese era davvero molto affezionata a Serena, hanno suonato al suo funerale ed è stato davvero molto toccante vedere quel momento. E anche vedere quanto le compagne gli volessero bene a uh, Serena, le, le sue amiche al funerale erano una maschera di dolore, e anche da questo no, si capisce quanto questa ragazza nella sua breve vita comunque si sia fatta voler bene, un po' come avevamo detto della... del caso precedente, però ci sono davvero delle persone che riescono a entrare molto facilmente nel cuore degli altri e molto probabilmente Serena era un tipo così. Allora, nella vita di Serena eh, già nei primi anni succede un... una tragedia perché sua madre era molto malata, aveva un cancro ai polmoni. E morì quando Serena aveva solo 6 anni nell'89 e mm, la sorella, che si chiama Consuelo, è una sorella più grande di 10 anni, lei ne aveva invece 16. Il padre Guglielmo eh, ha cresciuto entrambe le ragazze. Poi Consuelo aveva 16 anni, faceva sua maggiore età da lì a poco, poi eh, ha lasciato la casa ed è andata a vivere a Nord Italia, eh, a Como per l'esattezza, dove è diventata un'insegnante di scuola elementare. Mentre Serena è rimasta a casa col papà Guglielmo, al quale era davvero legatissima, e c'era un rapporto meraviglioso tra papà Guglielmo e Serena. Infatti, Guglielmo poi sarà. Colui che porterà avanti, no? come vi dicevo, la lotta per la giustizia per la figlia. Anche Guglielmo è un insegnante di scuola elementare e gestiva una cartolibreria nel paese. Tra l'altro, Serena tante volte, eh, poverina, sì, Serena tante volte lavorava nella cartolibreria, e aiutava il padre, insomma, gli copriva turni quando lui non poteva. Quindi anche lei lavorava nella cartolibreria. Guglielmo, tra l'altro, adesso dobbiamo anche inquadrare un attimo Arce, l'arce dell'epoca. Poi adesso bisogna capire anche che, che cos'è oggi Arce, non so se qualcuno di voi è eh, di lì, ma all'epoca era davvero un piccolo paesino, si conoscevano tutti e eh, Guglielmo era il maestro, cioè diciamo che essendo ma il maestro degli elementari un po' tutti avevano avuto Guglielmo come maestro e lui conosceva tutti, sia che fossero i suoi studenti che poi crescevano, diventavano grandi, facevano figli, gli portavano i figli, quindi lui davvero conosceva tutti, chi meglio di un maestro della scuola elementare no, può avere anche la conoscenza di tutti quanti. Lei era davvero una brava ragazza, lei super responsabile. Prendo lezioni di chitarra da Arce, non è cambiata poi così tanto. Ah, ok, metti. Tra l'altro, c'è anche da dire che Arce in quel periodo stava vivendo una crisi. Stiamo parlando del 2001, eh, l'epoca in cui muore Serena. Stava vivendo una vera e propria crisi per quanto riguarda i giovani. C'era un'altissima percentuale di disoccupazione giovanile e pari merito un'altissima percentuale di giovani eh, impiegati nello spaccio di droga. Quindi Arce era un centro di drughe sostanzialmente, ma non solo drughe eh, spacciatori, anche drughe che morivano in giovane età perché erano tossicodipendenti seri, nel senso che eh, assumevano droghe pesanti come l'eroina. E soprattutto l'eroina, sì, e quindi insomma molti adolescenti morivano proprio a causa della droga, e Serena, rispetto a questa situazione, era molto eh, turbata. Cioè, era una cosa che la, la faceva soffrire moltissimo: l'idea di perdere degli amici perché appunto si perdevano nella droga, o perdere dei compagni di classe che morivano per eh, overdose, no? Quindi Dov'è Arce? In provincia di, Frosi... di Frosinone, <ride> scusatemi. Drughe, eh sì, era un covo di Drughe. In quel momento era un covo di Drughe. Ed era anche un'ampia un piazza di spaccio. Tant'è che gli spacciatori, almeno così dicono i. Gli... Insomma, con paesani che sono stati intervistati, gli spacciatori tranquillamente stavano in piazza, nella piazza principale della, del paese, che se non sbaglio è la piazza Umberto I, e eh, stavano lì e spacciavano proprio con le pattuglie dei carabinieri che giravano e se ne sbattevano completamente. Quindi era un po' il Far West per quanto riguarda proprio ehm, le droghe, no? Allora, andiamo avanti. Um, Serena era anche fidanzata, però, e uh, aveva un fidanzato più grande: cioè ne aveva 18 anni, lui ne aveva 26. Michele Fioretto, che è un abitante di un paese vicino. Michele Fioretto, in quanto uh, fidanzato, teoricamente, a me, insomma. Insomma, siamo abituati a vedere che quando c'è una morte misteriosa, catalogata immediatamente come omicidio, perché insomma, come si presentava il corpo di Serena non poteva essere altro che un omicidio, e il fidanzato solitamente è il primo sospettato. Ma molto probabilmente Michele o aveva un alibi incrollabile o non è mai stato sospettato di niente, meno male, almeno una volta in cui il fidanzato si salva e non viene messo in mezzo. È quasi un mezzo miracolo, perché solitamente... Puntano sempre contro di lui. E invece in questo caso, Michele Fioretto ne rimane relativamente fuori. Allora, andiamo avanti. Lei, comunque, è una ragazza piuttosto indipendente e a darce, come vi dicevo, ha no? un piccolo comune, si conoscono tutti. C'è cioè un paesello dove a momenti sono quasi tutti parenti, no? E insomma c'era l'abitudine che se magari perdeva l'autobus al mattino, faceva l'autostop. Che poi non era fare l'autostop, semplicemente lei fermava le macchine ed era sicura di trovarci dentro qualcuno che conosceva, molto semplicemente perché si era una piccola comunità. E quindi aveva l'abitudine, se perdeva l'autobus, di aspettare la prima macchina che passava. Se c'era dentro qualcuno che conosceva, si faceva dare un passaggio fino a scuola. E anche questo è un dettaglio che poi tornerà e sarà anche utilizzato contro un determinato sospe sospettato. Ok, allora cosa succede il primo giugno 2001? Il primo giugno 2001 è il giorno in cui Serena scompare. E molto probabilmente il giorno in cui verrà uccisa. Ma analizziamo un attimo quello che succede prima: cioè i dati certi che abbiamo rispetto agli spostamenti di serena. Lei quella mattina di venerdì, primo giugno 2001 prende l'autobus per andare all'ospedale di Isola dei Liri. L'altro parte molto presto la mattina, penso sulle sette di mattina, sette e mezza. E questo paese a 10 km dal paese da Arce. E alle 9 eh, aveva un appuntamento in ospedale per fare questa orto panoramica Che immagino dovesse poi portare nel pomeriggio a un dentista perché prima fa l'ortopanoramica lì e poi va dal dentista a fargliela vedere. No, aveva questo appuntamento. Lei va, arriva in ospedale, fa la sua visita, amo gli streamer, <ride> grazie mille. E fa la sua visita, e quando esce dall'ospedale, acquista quattro pezzi di pizza e quattro cornetti in un bar vicino alla stazione. E questo è un dettaglio che nell'ultimo processo non hanno analizzato più di tanto. però è un dettaglio che io mi ricordo che eh, insomma faceva parlare parecchio proprio perché Serena, ovviamente, non è che diceva. Tutti i suoi minimi spostamenti a suo padre, proprio perché, come vi dicevo prima, era molto indipendente. Suo padre tante volte non sapeva neanche lei dove fosse, perché comunque era, era sicuro che lei non si metteva nei guai, si fidava ciecamente di serena, tant'è che quando la doveva cercare e non sapeva dove era, gli bastava andare in paese, chiedere a due persone dove l'avevano vista e poi la trovava anche perché i cellulari aveva cominciato insomma in quel, in quel periodo avevano cominciato a usarli ma non erano all'ordine del giorno comunque questo fatto che lei avesse comprato quattro pezzi di pizza quattro cornetti faceva presumere che dovesse incontrare più di una persona e non si è mai capito quali persone lei potesse aver incontrato? Poi arriveremo a tutte le varie testimonianze che ci sono state rispetto a Serena, perché quel giorno Serena è stata avvistata da un sacco di persone. Secondo i suoi piani, comunque, lei sarebbe dovuta andare dal dentista a Sora, quindi dopo avrebbe dovuto prendere un altro autobus. Nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, e aveva appuntamento da questo dentista a Sora insieme al fidanzato, quindi si sarebbe dovuta incontrare col fidanzato fuori dallo studio del dentista e salire su con lui, secondo gli investigatori. invece, eh, Gli investigatori, secondo gli investigatori, <ride> in modo di... Quali investiga sono i primi investigatori, che poi sono quelli che sono finiti sul banco degli imputati adesso, quindi. Vabbè, però oh, ripercorriamo il tutto. Comunque, secondo gli investigatori, lei in realtà aveva ripreso l'autobus per Arce. E eh, questo sulla base del fatto che è stata avvistata, pare da più testimoni, in piazza Umberto I, per l'ultima volta, che è proprio la, la piazza principale del paese. Ma anche questa cosa. Non può essere certa, perché qui sono tutte testimonianze vaghe, confuse di compaesani che eh, prima testimoniano, poi ritirano, poi dicono che sono confusi, poi prima vogliono essere tutti protagonisti, poi quando capiscono chi c'è di mezzo nessuno vuole più essere preso in mezzo. Quindi anche tutti questi avvistamenti prendeteli con le pinze. Comunque, quello di cui siamo certi è che. Michele Fioretto, il fidanzato, non vedendo arrivare Serena all'appuntamento con il dentista, chiama subito preoccupato Guglielmo, il papà. E a questo punto scatta l'allarme perché Guglielmo aspetta un attimo di capire, torna a casa, vede se lei è tornata a casa. E quando capiscono che Serena è scomparsa, scatta subito l'allarme e ne denuncia immediatamente la scomparsa. Quindi partono subito le. Le ricerche. Già dalla sera del primo giugno cominciano a cercare Serena. Qui, racconta Guglielmo, e questo è un racconto di Guglielmo, succede una cosa strana: ovvero la sera stessa, insomma, non so se poi durante la sera, durante la notte, ehm, delle prime ricerche quando si fermeranno le ricerche per la notte poi dovranno riprendere il giorno dopo, in quel frangente arriva il maresciallo Mottola. Chi è il maresciallo Mottola? Lui si chiama Franco Mottola ed era appunto il maresciallo che coordinava le indagini della caserma di Arce, quindi diciamo era, perdonatemi il termine, il capo no, della caserma di Arce e sarebbe stato anche colui no, incaricato a coordinare le indagini. Il maresciallo Mottola si presenta a casa di Guglielmo in borghese con la sua macchina personale. Quindi, non aveva l'auto la, dei carabinieri e non aveva la divisa. Quindi, va lì come uomo, non come carabiniere, no? Va lì e insomma parla un attimo con Guglielmo, fa insomma i discorsi di rito e poi chiede a Guglielmo di farsi consegnare i diari e i quaderni di Serena. Perché? Perché avrebbero aiutato nelle ricerche, cioè lui gli dice: Dai, lasciami un attimo i diari, i quaderni, ci diamo un'occhiata che magari possono aiutarci su dove o con chi Serena può essere andata, no? Ovviamente Guglielmo non si fa neanche una minima domanda, è il maresciallo del paese, si fida ciecamente. Tutti quanti, eh, a meno che non abbiano guardato i miei video, <ride> vabbè, in generale si fidano del maresciallo del paese, pensano che siano lì no, a, fare la, a fare il loro lavoro, a proteggerti, a scoprire la verità su tua figlia e quindi lui gli consegna molto tranquillamente questi diari che non aveva neanche mai aperto perché Guglielmo era molto rispettoso della privacy di Serena quindi lui non aveva mai letto i diari di Serena li, conse li consegna al Mottola e questi diari scomparuti scomparuti, non c'è un verbale ovviamente di acquisizione di questo materiale perché lui era lì in, in Borghese e, però ripeto, queste sono cose che sappiamo perché le ha raccontate Guglielmo e Guglielmo si trova anche in parecchie difficoltà perché io stessa qui vi devo dire, lo racconta Guglielmo, ma non c'è nessuna prova che questa cosa sia realmente accaduta. E appunto perché non c'è nessuna prova che questa cosa sia realmente accaduta, non c'è nessuna prova nemmeno dell'esistenza di quei diari a questo punto. E l'ha fatta, fatta furba: questa l'ha fatta furba. E infatti quei diari, e chissà che cosa avremmo potuto trovarci dentro, no? Uh, sì, ma è. Eh, già, già, già. Non aveva motivo per non fidarsi, giusto? Ma sì, ma perché comunque ci stiamo parlando di un insegnante delle elementari che eh, giustamente la, la giustizia viene portata avanti dal maresciallo, si fida. Insomma, continuano le ricerche, continuano le ricerche dopo due giorni, alle 12.15 di domenica 3 giugno, Serena viene trovata. Il problema è che però verrà trovata cadavere. Ok, dopo due giorni di, di ricerca trovano il corpo di Serena e eh, un altro dettaglio che racconta Guglielmo che mi ha spezzato il cuore è che gli avevano detto di aver trovato Serena ma non gli avevano detto se l'avevano trovata viva o morta, quindi lui arriva sul punto e scoprirà soltanto lì che è stata trovata morta. Cioè, ma provate a pensare anche solo a questo povero padre, cosa ha dovuto passare? Ho mangiato la pizza che ho avanzato a pranzo. La zia con questo caldo non vuole cucinare. Fai bene, zietta, risparmia le fatiche sei in vacanza e via. Comunque, ehm, è una squadra della protezione civile a trovare il corpo e lo trova in un boschetto della nitrella. Il boschetto della nitrella era a. 10 km no, meno in realtà, a pochi chilometri da arce e la zona nella quale viene rinvenuto il corpo è una quasi discarica, cioè viene utilizzata dalla gente un po' come una discarica, cioè ci sono buttati dei vecchi materassi, ci sono dei resti di elettrodomestici arrugginiti e uh, abbandonati lì e purtroppo in mezzo a tutti questi rifiuti è stata buttata anche la povera Serena, che certo un rifiuto non era. Comunque, eh, cadavere di Yara Fields. Ecco, su, eh, su questo punto, eh, in realtà qui abbiamo delle certezze in più rispetto al cadavere di Yara. Perché adesso, tra un attimo, vedrete che hanno la certezza che il corpo sia stato spostato in questo caso. Ora vi faccio vedere un attimo quella che è la scena del crimine. Le foto sono pubbliche, le trovate su Google. Adesso io ho scelto diciamo, quella un po' meno uh, cruda, però ce n'è per farvi capire anche le condizioni, insomma, nel quale è stato proprio confezionato. Ne parlano così. Confezionato il corpo della povera Serena, insomma, eh, come vedete era in posizione supina uh, tra gli arbusti e aveva un sacchetto, anzi più sacchetti di plastica intorno alla testa. E qui vengono sempre le Liliana Fields. Aveva i sacchetti di Euro intorno alla testa e aveva polsi e caviglie legati con del nastro adesivo bianco. Quello che vedete subito sopra le sue caviglie quella striscia bianca è il nastro adesivo con cui sono state legate appunto le gambe e, le, e i polsi. No? Aveva una insomma, sotto i sacchetti, aveva una vistosa ferita sul sopracciglio sulla testa e la faccia oltre ad avere i sacchetti sulla testa era anche completamente ricoperta da vari giri di nastro adesivo quindi praticamente era stata questa è una cosa veramente terrificante era, era stata completamente avvolta dal nastro adesivo in modo tale che poi soffocasse Oltre a ciò, se non bastasse, tanto per rendere, come dire, il ritrovamento del corpo ancora più macabro, lei aveva i polsi e le caviglie non solo legati tra di loro con il nastro adesivo, ma erano anche assicurati agli arbusti con del fil di ferro, come se l'assassino volesse, come dire, eh, essere sicuro che il corpo non si spostasse. Ovviamente il fil di ferro non era stato messo lì perché la ragazza era stata legata da viva e quindi non doveva scappare, anche perché non erano dei legami molto forti, erano messi lì in modo tale che il cadavere non si spostasse. E questa cosa è rimasta sempre molto oscura, sempre molto nebulosa, sul perché abbia l'assassino e gli assassini voluto, come dire, fissare il corpo agli arbusti, al luogo del ritrovamento, no? Insomma, scena del crimine: questo è il corpo. Accanto al corpo sono stati trovati degli oggetti personali di Serena. Ehm, quindi immagino anche il portafoglio con i documenti. Sono stati trovati i suoi libri e la tesina. Ma manca la sua borsetta, manca il cellulare che sarebbe dovuto trovarsi nella borsetta, e mancano le chiavi di casa e l'orologio. Ma quello che viene trovato l'intorno, ovvero i libri, la tesina e eh, i documenti, erano comunque nella borsetta. Quindi vuol dire che l'assassino e gli assassini hanno abbandonato solo quello che gli interessava e si sono tenuti altre cose che a loro discrezione erano utili. Comunque, dalle analisi sulla hanno analizzato diversi fattori per giungere a questa conclusione, ovvero che il corpo è stato portato lì successivamente alla morte di Serena, cioè Serena non è stata uccisa qui dove è stata trovata. Innanzitutto hanno analizzato lo stadio della deposizione delle uova di Mosca Verde. E, eh, che insomma avevano uno stadio che non, non faceva pensare che fosse lì da molto, e venerdì 1 giugno. La notte, per tutta la notte, tra venerdì e sabato ha piovuto a dirotto. Questa cosa, per favore, tenetevela a mente perché, alla fine di tutto, quando arriveremo a processo, questo è un dettaglio molto importante che secondo me non hanno uh, tenuto bene in considerazione. Buonasera, ciao, curioso, tutto bene? Um, Un'altra ah, un cosa che non ho ben considerato. Eh, parecchie, parecchie, ma adesso tenete la mente. Tra venerdì 1 giugno e sabato piove. Il corpo invece non era bagnato, il corpo è stato trovato asciutto. Quindi, sicuramente è stata portata lì almeno sabato. Altra cosa, quella zona era già stata ispezionata il sabato da alcuni carabinieri. Non sempre gli stessi, ovviamente, c'è una squadra che poi si amplia. E eh, non notarono nulla di particolare. E come potete vedere il corpo non è che fosse ben nascosto. Era dietro dei cassoni di ferro, di insomma vecchi elettrodomestici o cassoni, non so. Però come vedete era esposto, non era proprio nascosto in mezzo alle sterpaglie invisibili. Per cui se qualcuno fosse passato a quella zona l'avrebbe sicuramente visto. Erano passati diversi carabinieri e non lo hanno visto. Quindi sicuramente è stato spostato, insomma. Autopsia. Che cosa emerge dalla prima autopsia? Attenzione, perché la prima autopsia è stata confutata dalla seconda, quindi ora parliamo della prima, che non è il dato reale, è quello che è il risultato secondo il primo medico legale. Secondo il primo reperto dell'autopsia, Serena, che poi questo verrà confermato, in realtà Serena ha avuto una morte molto lenta. E eh, dolorosa anche, cioè pare che lei abbia sofferto tra le 4 e le 6 ore prima di morire. Io non oso immaginare veramente cosa possa significare una cosa del genere. E inizialmente, vedendo insomma questa ferita molto importante sul sopracciglio della ragazza, inizialmente hanno tutti pensato che la causa della morte fosse proprio il colpo alla testa. Invece. Pare che eh, dal colpo alla testa lei si sarebbe potuta salvare se fosse stata soccorsa, cosa che non è successa e anzi è stata avvolta poi da tutti eh, questi giri di nastro adesivo e infatti la morte poi è subentrata per asfissia dal nastro isolante, avvenuta tra l'altro come vi dicevo a distanza di 4-6 ore dalla botta in testa. Quindi... Insomma, poi diventa anche abbastanza evidente che gli assassini dovevano aver rivestito il corpo dopo l'omicidio, che le hanno legato mani e piedi post mortem, e probabilmente hanno messo a punto tutto questo incaprettamento, diciamo, non tanto perché avevano legato Serena davvero, ma perché eh, volevano depistare le indagini e far credere che fosse un omicidio a stampo camorristico, che effettivamente in quegli anni la Camorra era presente ad Arce. E quindi probabilmente era questo il motivo. Cervellotico per cui far trovare Serena in una maniera così estremamente macabra. Poveraccia, ma eh, manco morte rapida? No, infatti, no. Ma io credo, poi adesso bisogna arrivare a tutti i punti, però io credo che il primo che l'ha colpita non avesse intenzione poi alla fine di ucciderla. È subentrata dopo l'idea. Uh, come dire, è rimasto un po' lì a metà nel limbo. La, la cosa che facciamo? La salviamo o nascondiamo il tutto? Salviamo, nascondiamo il tutto. Passano 4-6 ore in cui lei, poverina, agonizza e alla fine decidono di nascondere il tutto. Penso che sia andata così. Non credo che volontariamente l'abbiano lasciata lì a soffrire, anche perché. Non sembra essere un omicidio um, sadico, di, con un movente di sadismo, ecco, sembra essere più un omicidio dovuto a un nascondere altri fatti, però adesso arriveremo a capire. Sì, ovviamente mentre lei soffriva, questi se ne sbattevano le balle. Chiaro, chiaro: questi o questo. Ragazzi, ricordatevi sempre che noi siamo convinti di sapere chi è stato, ma la corte d'assise no. Quindi chi siamo noi per dire che la corte d'assise ha sbagliato? I bugalalli e i bot gialli, quindi noi possiamo, assolutamente. Non <ride> sappiamo che si denuncia il figlio del maresciallo, Ma no? è meglio ucciderla. Eeeh, lo so, quello, lo so, lo so, pensate così, lo so, lo so, lo so, lo so. Allora, qui partono le... Le voci di paese, tutti cominciano a dire la loro, perché ovviamente ancora non si sapeva niente di chi poteva essere stato chi no. Tutti conoscono Serena, tutti sono amici di Serena, in paese hanno tutti qualcosa da dire. Per esempio, c'è una titolare di un bar che è a 200 metri dal luogo del ritrovamento, vi racconta di aver visto Serena quel giorno alle 17.15 seduta sul ciglio della strada come se stesse aspettando qualcuno e che a una certa sarebbe salita su un appunto e però questa barista poi alla fine viene fuori che ha visto soltanto con la coda dell'occhio non ha potuto dire nulla a proposito di questo conducente pare dalle analisi medico-legali che a quell'ora Serena purtroppo fosse già morta o comunque già ferita però ragazzi gli avvistamenti sono davvero tanti, in più sono tante anche le voci che girano per il paese, perché ovviamente appena succede un patatrac così tutti quanti ci mettono il becco. E eh, secondo quello che dicono eh, amiche e parenti, quindi le persone che davvero conoscevano Serena, dicono che Serena usciva solo con il fidanzato o con le, le sue amiche fidate, quindi solo con persone che conosceva bene. Ma la squadra mobile di Frosinone scopre che, eh, sempre dalle voci ovviamente, pare che Serena incontrasse un uomo vicino al cimitero di Arce. Non si so sa bene chi sia questo uomo, non si so sa bene perché. Ovviamente la gente bla bla, però. Dicono che lei scendeva fino al cimitero facendo l'autostop, poi si infilava in questa macchina con questo sconosciuto. Ma ricordiamoci anche che tutte queste testimonianze vengono raccolte dal maresciallo incaricato delle indagini, ovvero Mottola. Quindi, anche tutte queste testimonianze raccolte, considerato poi quello che ha combinato questo soggetto, lasciano il tempo che trovano. Ecco. Mi amoroso ti guarda con me per la prima volta, speriamo appaia anche Mao. Miss me ne frego ma dai, mi, hai... mi stai introducendo il tuo amoroso, ciao amoroso di Miss me ne frego, trattamela bene. Io che ho una certa età, quando penso alla morte ho paura non tanto della morte in sé ma delle sofferenze che possono precederla. L'agonia a volte può essere molto lunga e questa è terribile, povera ragazza, già, già. Mio suocero ha fatto il carabiniere per 40 anni. Ogni volta che sente questa storia, commenta e dice solo: Povera arma dei carabinieri! No, infatti, anche perché, insomma, ci sono. Carabinieri e carabinieri, abbiamo conosciuto anche diversi carabinieri che lavorano con passione e lo fanno perché credono davvero nella giustizia, quindi come dico sempre non perdiamo la fiducia totale nelle istituzioni, non perdiamo completamente eh, fiducia in chi fa questo lavoro perché c'è chi lo fa con passione, ci sono i cani, ma c'è anche chi lo fa con passione, poi a volte viene suicidato però pazienza. <ride> grazie Wins, grazie mille, grazie mille. Ora, una testimonianza che però viene considerata più importante delle altre nel marasma di paesani che parlano è quella di un carrozziere tale Carmine Belli. Carmine Belli mise a verbale di aver visto Serena al bar della Valle quella mattina del primo giugno alle ore 10. E dice di averla vista fuori dal bar insieme ad un ragazzo con i capelli a spazzola con cui stava discutendo animatamente. E ehm, questo, questa dichiarazione, Carmine, la fa di sabato, quindi il giorno prima che venisse ritrovata serena cadavere, no? Il Carmine Belli descrive perfettamente l'abbigliamento di Serena, dice indossava dei pantaloni neri e una maglietta rossa. Guarda caso sono proprio gli stessi vestiti con i quali Serena verrà ritrovata cadavere, ahimè, il giorno dopo, a 200 metri da quel bar. Quindi, da una parte, questa sua mh, dichiarazione di come era vestita. E, essendo che ci ha preso su come era vestita, potrebbe rendere ancora più valida la sua dichiarazione. Dall'altra ha reso la sua posizione molto molto pericolosa. Poi vedremo. Perché questa testimonianza costerà molto cara al carrozziere che, in una recente ehm, intervista, ha detto: Io d'ora in poi mi faccio i cazzi miei. Perché la, la prossima volta che mi viene in mente di aiutare qualcuno e rendermi utile per fare giustizia, cioè che mi tagliate la lingua, perché io veramente non. cioè, cerchi di aiutare e ti mettono in mezzo e finisci male. Ora, è bruttissimo sentire queste cose, però purtroppo ha ragione. Cioè, nel suo caso, essere d'aiuto gli è solo andato contro. Comunque. Secondo l'accusa attuale, cioè quella che è andata a processo, i PM che sono andati a processo qualche giorno fa, da questo momento in poi cominciano i depistaggi e gli insabbiamenti. Pare che non si volesse assolutamente far sapere che Serena fosse in quel bar in compagnia di quel ragazzo coi capelli a spazzola. Che hanno fatto un po' di tutto per insabbiare questa testimonianza. E per esempio. Non soltanto il carrozziere ha sostenuto di aver visto lì Serena, vestita come poi era vestita quando è morta, ma eh, anche una cameriera del bar, tale Simonetta, aveva testimoniato di averla vista nel suo bar quella mattina, che aveva comprato, eh, non mi ricordo, comunque pastarelle cose, e eh, andò in caserma Simonetta per testimoniare, insomma anche validare no? quella che, erano, che era la testimonianza di, del carrozziere. Ma non le fu nemmeno fatto il verbale, cioè la ascoltano, il maresciallo l'ascolta e dice: 'Ah, oh, ok, ok, scrivete, no, non è necessario, non è necessario, non scriviamo niente', quindi anche questa testimonianza poi si perde. Lei racconta, tra l'altro, di aver visto Serena arrivare non da sola e non solo con quest'altro ragazzo, ma bensì con tre ragazzi. E questo avrebbe senso perché va a spiegare perché lei avesse comprato quattro pezzi di pizza e quattro cornetti. Se erano in quattro, li ha comprati lei per tutti e quattro. Ha senso, torna tutto. E dice che erano a bordo di una Y bianca. Tra l'altro Simonetta all'epoca ricordava anche parte di questa targa della Y. Successivamente, perché poi dovranno passare 15 anni prima che queste cose vengano riprese, successivamente si scoprirà che Marco Mottola, ovvero il figlio del maresciallo Franco Mottola, possedeva proprio una Y bianca e che aveva la targa coincidente con la parte che ricordava Simonetta. E insomma i testimoni, quando vedono una foto di Marco Mottola, quindi sia il, car il carrozziere sia Simonetta, dicono: Eh sì, questo è il ragazzo con cui lei litigava, Marco Mottola. Incredibile, ma vero, quando comincia a uscire il nome Marco Mottola, tutti in paese si azzittiscono. A nessuno sembra più interessare testimoniare niente, nessuno conosce più Serena, ma io non la conoscevo solo di vista così, e eh, moltissimi ritirano le loro dichiarazioni. Simonetta compresa, che va e ritira tutto quello che aveva testimoniato su Serena quel giorno. Oppalalla! E come mai? Ah! E eh, boh, chi lo sa, coincidenze. Coincidenze, no? Vedete, prima tutti i compaesani che volevano essere protagonisti, che volevano impicciarsi, che volevano dire la loro a tutti i costi, anche se Serena l'avevano vista due volte quando aveva sei anni. Ma improvvisamente, invece, plot twistone, nessuno sa più niente, nessuno ha mai um, conosciuto Serena, nessuno uh, vuole più dire niente e via. Ok, adesso aspettate che vi cambio un attimo la foto perché giustamente, anzi eccoci qua, Guglielmo, il nostro eroe. Allora, che succede? Arrivano uh, i funerali perché il 9 giugno del 2001 vengono celebrati i funerali di serena intanto le indagini vengono seguite dalla procura di cassino procura di cassino che eh, viene ovviamente supportata nelle indagini da maresciallo mottola e compagnia bella no di arce da caserma di arce tenete anche in mente questa cosa della procura perché perché Mottola ha sempre detto: Io quello che ho fatto durante le indagini sul caso Mollicone l'ho fatto perché seguivo gli ordini di un PM. Quindi non è che io ho fatto quello che mi pareva, io ho fatto quello che mi diceva di fare il PM. Poi questo è quello che dice lui. Noi andiamo avanti. A proposito di questo, infatti, perché il 9 giugno, appunto, ci sono i funerali di Serena che vengono celebrati nella chiesa dei santi apostoli Pietro e Paolo ad Arce, ma durante il funerale, proprio nel bel mezzo della funzione, succede una cosa assurda, una roba mai vista prima, che va oltre il rispetto umano: perché anche se sei un criminale e assassino, cioè, questa roba qui potevano benissimo aspettare di farla. Che succede? Che Guglielmo Bull Mollicone, il papà di Serena, che è al funerale distrutto ovviamente dal dolore della perdita in una maniera così violenta della figlia, attorniato dai parenti, insieme all'altra figlia Consuelo altrettanto distrutta che comunque viene sorretto da questi parenti, al funerale erano presenti sia eh, il maresciallo Mottola che il figlio erano presenti tutti e due, in realtà c'erano più di un... c'erano anche altri carabinieri. E eh, Mottola insieme a un altro carabiniere, a un certo punto si avvicinano a Guglielmo e eh, gli dicono adesso tu vieni con noi. Mentre lui era in chiesa, mentre la funzione dei funerali si stava svolgendo, mentre il prete ancora parlava, questo viene prelevato e accompagnato e fatto salire su una volante davanti a tutti e gli hanno detto lei venga con noi per un interrogatorio che incazzo che incazzo ma allora cioè raga ma erano lì erano presenti al funerale fossero stati ben intenzionati fossero stati un minimo onesti umanamente moralmente parlando anche se tu ti convinci nella trasparenza delle tue indagini, cosa che non c'era ovviamente, ma se tu ti convinci che quello è un sospetto, il padre della ragazza potrebbe essere il vero colpevole. Ma fagli finire i funerali comunque, non ne hai la certezza, è un sospetto. Fagli finire la, 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 la funzione, tanto tu sei lì, lo, lo tieni d'occhio a vista, cosa vuoi che faccia? quando è finita poi portalo a interrogare no, eh no, eh no perché? perché devi insinuare nell'opinione pubblica il dubbio che il padre possa essere l'assassino e infatti da lì a giorni e giorni dopo il mostro era Guglielmo cioè provate a pensare sto povero Cristo che stava soffrendo le pene dell'inferno è morto di dolore Guglielmo è morto di dolore a portarlo via così davanti a tutta Arce e a farlo passare per un paio di settimane, eh, così giusto il tempo che avessero i dati per eh, scagionarlo ufficialmente, farlo passare come l'assassino, il mostro, tutti i servizi televisivi, i giornalisti, ah, lei ha ucciso sua figlia. Eh. Ragazzi, ma non c'è limite al dolore, cioè le persone sono dei pungible? pensate che possano resistere a tutto? Questo uomo si è ammalato, si è ammalato di dolore, è morto di dolore e non è il primo genitore che vediamo far, finire così. E tante volte muoiono di dolore anche senza che ci sia tutto questo accanimento. Disumanità, assolutamente, Ambra, veramente, disumanità. Comunque, lo portano in caserma, lui ovviamente distrutto, no? Perché lo portano in caserma? Perché lo devono assolutamente interrogare in quanto... È stato ritrovato il cellulare di Serena in casa sua, dove oggi abbiamo la certezza sia stato eh, collocato intenzionalmente dall'assassino. E questo è un dato certo. Cioè, noi sappiamo che, siccome c'è un verbale di un carabiniere che aveva analizzato la casa, ha fatto la perquisizione, ha cercato il cellulare in quel cassetto, e c'è un verbale dove il carabiniere firma che in quel cassetto il cellulare non c'era, guarda caso. Compare questo cellulare, compare magicamente questo telefono. Quindi, visto che è comparso, ce lo deve aver messo per forza il padre, Guglielmo. Quindi, il padre ha ah, il cellulare della figlia, quindi, il padre ha ucciso la figlia. Oggi sappiamo che è un depistaggio, oggi sappiamo che una terza persona lo ha inserito il cellulare in quel cassetto, ma all'epoca no. E quindi i dubbi erano tutti su povero papà Guglielmo. Messo quello che hanno fatto al padre prima e al carrozziere poi, non me la sento tanto di colpevolizzare il silenzio della gente di paese. Sì, la cosa che la gente non capisce è che la unione, ma l'unione vera, fa la forza. Cioè, se parla uno, se un due, se parlano tre, li puoi zittire. Se parlano in 50, 60, 70, vai a zittirli tutti. Vai a minacciarli tutti. Passi le tue giornate soltanto a minacciare e zittire, poi, eh. Diventa lavoro. Devi assumere dei dipendenti. Ti metti su un'azienda di minacce, poi. Cioè, voglio dire. Eh, quello che non, che non capiscono le persone è che continuano a guardare solo al loro piccolo orticello. Ma non si rendono conto che se i loro orticelli li mettono insieme, viene fuori una cazzo di foresta degli ant che ti butta giù le torri. Quindi. Scusa. Non gliene fa la forza, ecco, il problema è che hanno tutti paura nel loro piccolino. Questo, però è così che nascono le, eh, le rivoluzioni, no? Cioè, eh, anche questa poteva essere una piccola rivoluzione. Unica minaccia collettiva al funerale. Sì, no, la faccio, la faccio un po' semplice, ma in realtà il principio è anche questo. Uh, il problema è che qua si sono nascosti tutti anziché fare fronte. Nei, nei casi in cui invece sono stati, come dire, hanno fatto l'unione e hanno fatto fronte, poi i casi magari sono andati anche molto più avanti. <ride> Andiamo avanti. E infatti nel cassetto nel quale è stato trovato questo um, famoso cellulare era stato ampiamente controllato sia da Guglielmo che dai carabinieri. Lo stesso brigadiere Tuzzi, questo nome tornerà, tornerà. Che faceva parte delle indagini, sempre eh, a caserma di Arce, aveva infatti messo a verbale che in quel cassetto il cellulare non c'era, e in casa il cellulare non c'era. Comunque sia eh, dalle indagini successive Si Mao in Ferie, sciopero, dalle indagini successive abbiamo la certezza che fosse depistaggio, quindi non c'è molto da dire. Bisogna solo capire chi è l'assassino che ha messo quel cellulare. Lì in casa del padre, per incastrare il padre. Secondo la, la corte, non, ancora non lo conosciamo. Questo assassino, vabbè. Allora, quindi, visto che, insomma, viene fuori che il padre è innocente, non avevano modo di incastrarlo, eh, aveva un alibi, insomma, mh, queste accuse verso il padre sono andate avanti due settimane, ma poi sono cadute ben presto. Allora, cosa potevano fare per tenere impegnata l'opinione pubblica i giornali di distogliere l'attenzione da quelli che potevano essere i reali assassini di Serena? le indagini hanno preso un'ottima pista, una pista che, sembra, che porta sempre a qualcosa di buono, ovvero la pista satanica. Bene ragazzi, è stato Satana, ovviamente ogni giallo deve avere il suo momento Satana, no? E il problema è che questo momento Satana non è stato portato avanti tanto dai giornalisti quanto dagli inquirenti stessi, i satanè, esatto, i satanè, povero Satana. E questa pista, appena gli inquirenti l'hanno palpata, subito è arrivato Bruno Vespa che, a porta a porta, ha fatto un'intera puntata dedicata a quanto può essere vero che Satana abbia ucciso Serena. Ovviamente, non Satana, ma le sette sataniche, la magia nera. E c'erano tutti questi ospiti, compresi ospiti illustri. O almeno considerati tali che eh, continuavano a dire: Ma sto parlando della Leosini, Meluzzi, che continuavano a dire: Sì, sì, perché poi ci sono le messe nere, eh, poi lì, lì, la zona, e fanno robe, bisogna assolutamente individuare questi soggetti che, che fanno le messe nere, e, e poi quindi, cioè, hanno fatto tutta questa puntata. E che cosa è successo? Che ovviamente in Procura hanno. No, hanno. Scusate se non ce l'ho no, a mente a chiarare. <ride> ehm, in Procura hanno dato i fondi a ah, eh, ovviamente chi stava conducendo le indagini gli inquirenti per seguire la pista satanica che ha tenuto occupato sia gli inquirenti con i fondi pagati, quindi buttati proprio a, 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 alle ortiche, sia l'opinione pubblica che continuava a chiedersi chi fossero questi satanisti che giravano ad Darce, no? In particolare puntavano sul, su come è stato fatto ritrovare il corpo di Serena, cioè così confezionato, impacchettato e uh, macabro, questo macabro spettacolo. Quindi questo era l'unico elemento che faceva pensare a qualcosa di oscuro, qualcosa di, di satanico, no? Tra l'altro criminologi e scrittori cominciano a dire che Serena doveva essere per forza la uh, vittima di un sacrificio umano. Ora, qui vedete come gli organi di stampa seguono pedissequamente gli ordini del, degli inquirenti, procura quello che vanno a dire, come sempre per indirizzare l'opinione pubblica dove vogliono loro. E ecco che esce la notizia sul contenuto del cellulare di Serena, perché il cellulare di Serena è stato trovato in maniera <ride> ok, ma ancora non era stato analizzato all'interno. E bababam, proprio quando era stato preparato il terreno... Sì, guarda Silvia. Quando era preparato il terreno, Bruno Versa ha fatto la sua puntatona. I giornalisti cominciano a parlare di Satana. Ba -ba -ba ecco cosa c'era nel telefono di Serena. Tra i suoi contatti è memorizzato un numero. 666. E questo numero è memorizzato in rubrica a nome, in caps lock, Diavolo. Ah. Quindi sì, questa pista satanica aveva un sacco di senso. E quindi eh, Serena era in contatto col demonio, lo chiamava col cellulare. Cristo, io 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 ragazzi, cioè io senso, va bene depistare, eh? nel senso, cioè, no, non va bene, però almeno se lo devi fare fallo bene. Dico, ma no, no, non ci potevano credere neanche loro come dicevate prima? Cioè, questo qui è un depistaggio veramente da bambini di 4 anni. Manco i bambini di 4 anni quando fanno i giochi di, di ruolo. Tu fai finta di essere il poliziotto. Io faccio finta di essere il ladro. Avrebbero messo su un depistaggio così stupido. Che cazzo, ma se vuoi fare queste cose devi avercelo il qui. Cioè, se vuoi io sono basita dalla stupidità non tanto che facciano le cose di merda perché cosa di merda le fanno ma di quanto male le fanno di quanto sono cretini avrei qualche favorino da chiedere a questo punto no vabbè comunque se volete chiamare satana il numero verde è 666 anzi numero nero è allucinante questo caso è veramente allucinante hanno chiamato quel numero tre volte di fila pensando che avesse risposto satana Forse se lo chiamiamo tre volte di, di, di fila. Ho appena salvato il numero sul mio cellulare come buga consigliato. 666.666.666 .666 .666 .666 con il nome Avvocato Satana. Giusto? <ride> tre volte 666 così massimizziamo, massimizziamo le profette. Ma Satina, Satana Iliad. No, mi sa che a quel tempo avevo la team. Aveva la team. Avevo, sono appena preso il ruolo di Satana. Mio figlio a 4 anni ha rotto un vaso e ha detto a mio marito: Papà, diciamo mamma che è stato un altro bambino mentre io dormivo? Guarda, io l'ho fatta peggio, Giuseina. Io l'ho fatta peggio. Una volta dovevo, volevo disegnare sul muro, però non volevo che i miei mi sgridassero, quindi ho messo in mano al mio peluche la matita e. Disegnavo così con il peluche che aveva in mano la matita. Così, quando sono tornati a casa i miei e hanno visto il disastro, io ho detto: È stato il peluche. Ma non stavo mentendo, è vero, era stato il peluche. Ok, successivamente c'è stato un periodo di latenza nelle indagini dei carabinieri, per cui viene incaricata l'UACV, ovvero l'unità di analisi del crimine violento della polizia di Stato. Ovvero lo stesso organo che era adibito a fare le indagini antimostro quando c'era il mostro di Firenze. Ovvero io sono convinta lo stesso organo, che poi non è che si sia dato così tanto da fare per trovare il mostro, <coughs> ma vabbè, e prendono loro in mano le indagini. Quindi adesso sono i più carabinieri, cioè sono i carabinieri insieme alla Polizia di Stato, ok? E devono, appunto, riprendere le indagini in mano. Fino a che non trovano un colpevole, e lo trovano anche perché c'è tantissima pressione mediatica sul caso, quindi, come sapete, quando c'è ehm, pressione mediatica, ci danno che ci danno per trovare almeno uno da sbattere come mostro. Io sono di Cassino, purtroppo nelle nostre zone c'è gente così ignorante e retrograda, deve essere anche contenta e soddisfatta di, di credere a queste stronzate. Oddio oh guarda lo so c'è dappertutto la gente retrograda ma questa è proprio talmente stupida che penso che manco veramente il più ignorante del mondo Cioè ti basta veramente fare la, la, la terza elementare per comprendere che è un depistaggio Hanno avuto successo con mostro di Firenze? Eh infatti hanno avuto un sacco di successo a non trovare le cose Sono molto bravi a non trovare le cose comunque a settembre del 2002 la procura di Cassino iscrive nel registro gli indagati, finalmente, il primo sospettato numero uno, il primo mostro di questa storia. Ora, eh, quello di sinistra è il poliziotto, quindi guardate quello di destra. Carmine Belli, ve lo ricordate chi è Carmine Belli? Il carrozziere che per sua spontanea volontà è andato a rilasciare, dichiarazioni spontanee, insomma, in caserma, la sua testimonianza rispetto all'ultima volta che aveva visto Serena. Cioè, che l'aveva vista in quel bar in compagnia del tizio che somigliava tanto a Marco Mottola con il quale stava avendo un alterco. Viene iscritto lui nel registro degli indagati e lui, ovviamente, è tipo. Oh. A suo carico ci sono diverse prove. Innanzitutto lui non ha un alibi per il momento in cui moriva Serena. Non ha un alibi, non vuol dire che lui non sa dove era o uh, era nell'iperurani, nell un universo parallelo dove è Ezra Miller in questo momento. Ma semplicemente non ha testimoni che possano confermare che lui era con loro o da qualche parte, insomma scontrini, cose. Se era da solo a casa sua o da solo alla sua officina. Non aveva testimoni In più Nella sua officina Durante una perquisizione Viene trovato Un biglietto da visita E qui Tirate via le... Cioè ti tirate su le antenne Ascoltate bene Prendete i Cata I I, i... Vabbè oggi non so parlare Le orecchie grosse Ok Prendete le grosse orecchie grosse Mettete gli imbuti così al contrario Ascoltate quello che vi sto dicendo Ora Analizzando, cercando, sfogliando e bestemmiando, questo biglietto ha mille forme diverse. Allora, secondo alcuni, è un biglietto con addirittura scritto un appuntamento con Serena per il primo giugno: c'è cioè un appuntamento che questo carrozziere avrebbe avuto con Serena il primo giugno. Falso, falso, fake news. No, non vero. Altri hanno detto che quello era il biglietto dell'appuntamento del dentista di Serena, quindi quello era un biglietto di Serena. No, falso anche questo. Anche questo è falso. Quel biglietto, nonostante sia stato presentato al pubblico in mille modi diversi, in realtà era semplicemente un biglietto da visita del dentista dal quale doveva andare Serena quel pomeriggio. Ma lo stesso dentista era cliente del carrozziere, il quale aveva la sua macchina in cura. Non lo so, in cura, in manutenzione, ok? E dentro la macchina di sto dentista era pieno di suoi biglietti da visita. Quindi chiaramente paciugandoci dentro, il carrozziere ha tolto quello che c'era dentro, poi gliel'ha rimesso e gli sarà caduto sto biglietto nei vari passaggi, no? Ok? quindi hanno trovato il biglietto del dentista finalmente proprio quello che ci serviva e quindi prendono su questo biglietto tra l'altro dietro al biglietto c'era scritto ore 19 non c'era scritto Serena, non c'era scritto Mollicone non c'era scritto nessun altro nome c'era proprio il biglietto da visita cioè medico dentista odontoiatra tal dei tali, studio in via tal dei tali e dietro c'era scritto ore 19, punto tutto. Quindi poteva essere tranquillamente uno dei tanti biglietti che era in macchina, sto tipo che è caduto. Non era il biglietto di Serena. Ma cosa hanno fatto gli inquirenti? Questo è il biglietto di Serena. Però un attimo, lei non aveva l'appuntamento alle 19, bastava solo questo per smontargli tutto. Lei non aveva appuntamento alle 19, ce l'aveva prima. E allora come fa a essere il biglietto di Serena? Eh no, eh beh. E poi, soprattutto, mi fa essere un biglietto del primo giugno che non c'è la data, c'è cioè solo un orario. Eh, no, 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 è quello, è quello, è quello, è quello. È quello. Così il povero ehm, Belli viene arrestato e ci rimane di merda. Cioè, lui dice: Ma io sono cercato di dare una mano. Ma che cazzo c'entro in tutto questo? Poteva essere di chiunque quel biglietto, assolutamente. Appunto dal dentista non ci va solo Serena, eh ma ovvio detective qua, ma bastava veramente, cioè per verificare se fosse stato davvero di Serena quel biglietto bastava verificare che ora aveva l'appuntamento e non era alle 19, cioè proprio qui non è stupidità, questa è volontà, questa è la volontà di incastrare qualcuno facendo passare quel biglietto al pubblico, agli occhi del pubblico, per quello che non era. Perché inizialmente si parlava e ancora adesso, per esempio, se andate a vedere eh, Wikipedia o se andate a vedere tanti articoli che parlano della storia o anche le ricostruzioni eh, su internet della storia di Serena, molte parlano proprio di quello era un biglietto di appuntamento con Serena, che si sarebbe dovuto vedere quel giorno con Serena, il carrozziere. No, assolutamente no, non è così, non è così. E a me queste cose qui proprio mi fanno incazzare. Perché la volontà di depistare è passata attraverso i media, così anche l'opinione pubblica viene depistata, no? Corrotto è chi il corrotto fa. E quindi un po' tutti. cioè Qua, qua è un marasma di corruzione. Um, pare poi che questo carrozziere durante i vari interrogatori che gli hanno fatto, ma millanta interrogatori, cioè praticamente questo viveva in caserma, boraccio. Pare che abbia raccontato un sacco di bugie. Almeno così riportano i verbali. Ma quante volte abbiamo visto che quando vogliono depistare riportano poi sul verbale cose diverse rispetto alle dichiarazioni dell'interrogato o portano addirittura l'interrogato a dire quello che vogliono loro sulla base di determinate minacce? Sì è vero Sam, quando ti cito bevo perché mi fa piacere. Comunque adesso è diventato tutto pelo, dopo vado ad aggiungercene un po' perché qua sto solo bevendo pelo. Cosa dice? Allora, secondo i verbali di interrogatori, che tra l'altro vengono anche portati avanti nelle modalità, lui veniva interrogato regolarmente. Cioè lui ha dice, il mio interrogatorio tipo iniziava alle 14 del pomeriggio e finiva alle 6 del mattino successivo. Il tutto senza... Che mi dessero l'acqua Cioè lui aveva sete Non gli davano l'acqua Co Come fai a non dare l'acqua? Non aveva l'acqua Non aveva il cibo E a canito fumatore Lo lasciavano ovviamente Senza poter fumare Ora mettete tutte queste tre cose insieme Direi che dopo uh, 12 ore Diventi completamente scemo Dopo 16 Ti dico quello che vuoi Ti prego dammi da bere Ehm um... Ho avuto l'ansia, ma queste due motte sono nuove o sono io che mi drogo? Eh, sono nuovine, sono nuovine. La seconda è più nuova della prima, Scoia. Ti droghi, ti sai il crimine. È di brutto che ti sai il crimine. Ti sai il crimine. Insomma, lui racconta, secondo quanto riportano i verbali, che avrebbe visto Serena ehm, salire su un'auto con due persone verso le 16.30 del 2 giugno. Eh però questa deve essere una bugia perché Serena il 2 giugno doveva essere già morta, ok Poi dice che giura di non conoscerla, cioè a una certa il povero carrozziere entra in crisi e dice Guarda basta io non la conosco Serena, cioè avevo voluto dire questa cosa che l'ho vista perché l'avevo vista Ma basta, cioè, ok mi sono sbagliato basta ridilo tutto lasciatemi stare, non la conosco, non la conosco e poi invece scoprono che l'accompagnava spesso a scuola per il discorso che vi facevo prima. Cioè, che eh, Serena, quando perdeva l'autobus, chiedeva a chi passava con la macchina di accompagnarla a scuola, e al carrozziere era capitato di accompagnarla. In più, gli inquirenti scoprono che Belli aveva una seconda casa in affitto. Ecco: dico: ah, 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 sicuramente nella seconda casa ci sono i segreti! E quindi va. Vanno lì, analizzano tutto e trovano Picicchetto ha ah, un, una ringhiera, adesso non so bene che cosa tenesse fermo sto pezzo, era un pezzo di nastro adesivo bianco che loro con le pinzette tirano fuori, ma era proprio un lembo, cioè non era un rotolo perché alcuni hanno detto era un rotolo, non era un rotolo, era un lembo, tirano fuori questo lembo e dicono, «Ah, compatibile con lo stesso con cui è stata legata Serena!» Ovviamente senza aspettare le analisi di laboratorio, no? Cioè, tu vedi il nastro adesivo bianco e quindi è uguale, di certo, dallo stesso identico rotolo con cui è stata legata la povera Serena. Quindi, secondo gli inquirenti dell'epoca, Belly è andata così. Loro si sono già costruiti tutto: hanno trovato il pezzo di nastro adesivo, hanno trovato il biglietto da visita dal dentista nella sua officina, allora è andata così. Praticamente, Belly era infatuato della piccola Serena. E quindi lui ci ha provato con lei una volta che lei gli ha detto di no, lui avrebbe avuto un raptus e l'avrebbe uccisa. Quindi questo era tutto l'impianto accusatorio contro Carmine Belli. Carmine Belli viene arrestato, e per tutta questa ehm, per tutta questa diciamo vicenda processuale, intanto lui si fa 17 mesi di carcere. 17 mesi di carcere, di cui 6 in isolamento, e in questi 6 mesi di isolamento lo hanno tenuto vestito solo delle mutande e senza le lenzuola. Perché avevano paura, no? la scusa, la paura che si facesse del male, tutto il resto. Ovviamente eh, ti tolgono tutto quello con cui puoi farti del male o fare del male. È compatibile, lo sappiamo bene, ne abbiamo uno anche noi in garage in caserma. <ride> Ah. ah bella la domanda sul risarcimento mi piace molto Scoia no non ha avuto nessun risarcimento e dice che sono sempre dei cavilli che lui continua a fare richiesta per avere questo risarcimento ma non glielo, non glielo danno tra l'altro il povero Belli quando è stato arrestato aveva una bimba di due anni e aveva una compagna di cui era molto innamorato, ma questa compagna, non vedendo la fine di quello che stava succedendo, e lui intanto era in carcere da più di un anno, a una certa si è rifatta una vita e eh, l'ha persa la compagna. Il lavoro ovviamente lo ha perso. Quindi questo è stato da innocente in carcere per 17 mesi, in più ovviamente il vero colpevole non è stato trovato, quindi ancora in molti lo additavano come assassino. Ha perso il lavoro, ha perso la fidanzata. E nessun risarcimento. Tutto questo perché ha cercato di dare una mano. Poverino. Un Poverino veramente. Poverino veramente. Basta che l'ora nel culo parato, che se ne frega degli altri. Già. Sento presente la mia vita anche se non ci conosciamo di persona. Un giorno ci conosciamo. Elisa, te lo giuro. Te lo giuro. Te lo prometto. Ti vengo a trovare. Piega off topic. Sulla scena del crimine di Elisa Claps avevano trovato un bottone rosso da tonaca di Don Mimi. Uh, non me lo ricordo questo particolare, quindi o forse sì, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Ma sì, mettiamo la gente in isolamento, cosa può succedere? Ma sì, dai, così al massimo impazziscono, li facciamo un po' impazzire, no? Così poi quando arrivano a processo sono inattendibili perché stanno vaneggiando e possiamo schiacciarli del tutto. Ma sì, buttiamo la vita delle persone alle ortiche, tanto è che cazzo ce ne frega. Comunque... Ciò che convinse tutti quanti inizialmente della colpevolezza di Belli fu che nella testimonianza appunto sapeva come era vestita Serena. E non hanno pensato magari Belli era ben intenzionato, ha visto Serena, si ricorda come era vestita perché un pantalone nero e una maglietta rossa a livello di memoria fotografica ti rimane abbastanza facilmente impresso, quindi forse la sua testimonianza era reale. No, sicuramente sa come era vestita perché l'ha uccisa lui. Ok. Comunque, al processo di primo grado contro Belli, fortunatamente emerse anche quanto i suoi interrogatori non fossero stati condotti con eh, criterio e rispetto nei suoi confronti, e che c'era stata proprio una vera e propria caccia alle streghe. Lui ha detto, infatti, guarda, mi hanno ascoltato talmente tante volte che a un certo punto non sapevo più quello che dicevo, mi mostravano foto, mi pressavano, io cadevo sempre più in confusione e a una certa... Finisci anche per assecondare perché quando ti fanno gli interrogatori, quando sono fatti di merda. Gli interrogatori, quando ti vogliono estorcere qualcosa, te lo portano a dire, cioè ti imboccano in quel senso. E dopo 16 ore che non bevi, non mangi, non puoi fumarti una sigaretta, tu gli dici quello che vogliono sentir dire perché non ne puoi più e vuoi essere liberato. Non pensi mai che poi alla fine ti arrestano e ti buttano al gabbio per 17 mesi, insomma. Um, L'esito comunque è positivo per Belli perché il processo davanti a Corte d'Assese si conclude con due assoluzioni in primo e in secondo grado confermate poi in Cassazione. Quindi lui assolto in tutti e tre i gradi di giudizio. Um, ad oggi l'accusa che ha portato uh, davanti al giudice gli imputati, stiamo parlando di pochi giorni fa, porta avanti l'ipotesi che uh, le parole di Belli venivano opportunamente manipolate e modificate a piacimento di chi lo interrogava e chi lo interrogava il maresciallo Mottola ovviamente come vi dicevo belli non ha mai ricevuto un risarcimento, un risarcimento e io credo che sia un altro soggetto da inserire nella nostra rubrica delle vittime della mala giustizia e più andiamo avanti più ne collezioniamo di queste vittime io ci cioè sarebbe bello veramente dare voce a tutti ma quanti sono? Quanti sono? Cazzo. Cioè, sono più veramente le vittime della de, 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 de mala giustizia che gli assassini, eh. Comunque. Assolto. Perché non risuscito per ingiusta carcerazione? Lui ha detto che sta lottando da tutti questi anni e che loro si, si appellano sempre a dei cavilli. Ma anche Sollecito non ha ancora visto il risarcimento, eh. E penso che... Allora, Sollecito ci aveva spiegato che il risarcimento non lo vedeva perché... Lui è causa del suo mal, cioè sostanzialmente quello che dicono è: eh, Ma è stato lui causa del suo male perché ha rilasciato delle testimonianze sbagliate sotto interrogatorio. Ma lui stesso ci racconta che i suoi interrogatori erano fatti esattamente come sono stati fatti a, eh, al povero carrozziere, quindi probabilmente stanno adducendo la stessa scusa. Cioè, tu hai detto delle cose che ti hanno incastrato, quindi è colpa tua, noi non, non ti dobbiamo dare risarcimento. Le scuse pubbliche per quello che ha passato gli hanno fatto perdere tutto a questo. Tutto. Veramente. Le scuse pubbliche io non le ho viste. Sì, ma penso sia ancora vivo perché aveva 30 anni nel 2001, adesso ne avrà 50, 52. Non... Sì, penso sia tranquillamente ancora vivo. Sarebbe bello sentirlo, infatti. Magari un altro. Un facciamo un'altra puntata a settembre sulle vittime di mala giustizia. Ne metto insieme un altro po'. Sarebbe interessante. Comunque. La vera svolta nel caso avviene nel 2008, quindi passano sette anni nei quali fanno passare le pene dell'inferno al padre eh, Guglielmo, a papà Guglielmo e al carrozziere, e poi niente, niente fino a che non viene fuori la storia di Santino Tuzzi. Allora questo è un true crime nel true crime, e uh, da tutti considerato, sono dalla maggior parte considerato, Tuzzi una Vittima eh, sempre del caso Molicone, cioè non solo Serena è la vittima del delitto Molicone, ma molto probabilmente lo è anche Tuzzi. Chi è Tuzzi? Questo è eh, Santino. Si chiama Santino, noi conosciamo Santina. Adesso abbiamo conosciuto anche un Santino e lui sarebbe potuto essere un super testimone anzi si era finalmente proposto di essere un super testimone è un brigadiere era insomma un, era un ex brigadiere quando ha testimoniato e lui prestava servizio come brigadiere proprio alla caserma di Arce proprio sotto il comando di Franco Mottola e guarda caso lui era presente il giorno della scomparsa di Serena in caserma e aveva partecipato alle indagini sul delitto, come vi ho detto prima, era quello che aveva firmato il verbale in cui eh, diceva che appunto nel cassetto di Serena non c'era il cellulare, in casa di Serena non era stato trovato il cellulare. Il suicidato per eccellenza e è... ma quante che poi avete notato quanti ehm, poliziotti o eh, carabinieri tendono a uccidersi tutti nello stesso modo? In macchina sparandosi, poi ci sono tutte queste cose che però è incredibile perché tutti i membri delle forze dell'ordine, quando si suicidano, hanno questo super potere di non lasciare le impronte digitali sulle armi è una cosa. Probabilmente gli danno la skills, cioè gli cancellano le impronte digitali quando entrano a far parte, non so, del, 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 del corpo perché eh, mi viene una coincidenza veramente incredibile. Veramente incredibile. Comunque. Cioè, hanno il superpotere, certo. È, è sarcasmo, ragazzi, Economia eh? è sarcasmo. Ovviamente hanno anche loro le impronte digitali, e teoricamente, dovrebbero lasciarle sull'arma con cui si suicidano teoricamente. Comunque, come vi dicevo, lui era presente, e nel corso delle indagini, tuzzi eh, a un certo punto, dopo sette anni dai fatti, Prende coscienza, cambiano le situazioni, mm, prende coraggio, si ribella. Non si sa che cosa sia successo nella mente di quest'uomo, ma decide finalmente di eh, rilasciare una dichiarazione rispetto a quello che è successo il giorno della scomparsa di Serena Mollicone, la mattina del primo giugno 2001. Lui dice che era in caserma. E che ha visto entrare Serena Mollicone alle 11.30 del mattino del primo giugno 2001, appunto di quel giorno, e dice: Fino a che sono rimasto in servizio, ovvero le 14.30, non l'ho mai vista uscire. Quindi quello che lui ci sta dicendo è una svolta incredibile per le indagini, perché lui sta collocando Serena alla caserma di Arce, cosa che prima di quel momento non era mai stata presa in considerazione. Tanto che sembra molto verosimile che eh, Serena fosse andata in caserma, anche perché prima che lui facesse questa dichiarazione, papà Guglielmo stava continuando a insistere su questo punto. Papà Guglielmo continuava a dire, secondo me quella mattina Serena è andata in caserma, è andata in caserma perché doveva denunciare... Marco Mottola, il figlio del maresciallo, voleva denunciarlo, voleva denunciarlo. Lei, secondo me, è andata in caserma. Bisogna cercare nella caserma, nella caserma, nella caserma. Erano anni che diceva così Guglielmo. Finalmente salta fuori Tuzzi che lo conferma. E dice sì io ero in caserma, l'ho vista entrare. È entrata alle 11:30 e alle 14:30 ancora. Era dentro la caserma, non l'ho vista uscire. Tra l'altro, eh, lo stesso. Tuzzi dirà che Serena era entrata per eh, denunciare il figlio di Mottola, appunto Marco Mottola, poiché spacciatore è in contatto con i pusher della zona. Dice anche che quando è arrivata, eh, che l'ha vista arrivare, lui praticamente faceva il piantaporta. No, il pi portapiantano, il piantone, il piantone faceva il piantone, piangeva, lui piangeva. Era lei che. E, e poi praticamente vede arrivare, no era quello che badava gli ingressi e le uscite, non, non, non piangeva. Eh, quando vede arrivare Serena, lui, lui dice che la vedo dalle telecamere che arriva, quindi insomma non la faccio neanche um, suonare e subito le apre, no? Lui si ricorda questa cosa in automatico, le ha aperto senza farla neanche uh, suonare. Quindi lei è entrata e mentre lei arrivava dentro, gli è arrivata la comunicazione dall'interfono, da una voce che lui non ricordava di riconoscere, insomma, non, non sapeva chi fosse questa voce esattamente all'interfono. Che gli ha detto: No, ma falla subito andare direttamente agli alloggi di servizio. Quindi, che cosa ha fatto? Non l'ha fatta firmare, non le ha fatto firmare l'ingresso a questa ragazza, l'ha mandata direttamente negli alloggi di servizio. Cosa sono gli alloggi di servizio? Per chi fosse ignorante come me, l'ha scoperto ieri come me, il maresciallo vive in caserma. Io non lo sapevo, lo so, estrema ignoranza, mea colpa, mia grandissima ignoranza, ma eh, che vedevo di l'ho scoperto, meglio tardi che mai. Quindi ho scoperto che il maresciallo con la sua famiglia solitamente vive, anzi vive in caserma e avevano gli alloggi di servizio, ovvero gli alloggi del maresciallo. Quindi secondo il racconto di Tuzzi, questa ragazza è stata fatta entrare, non ha firmato l'ingresso ed è andata direttamente negli alloggi. Allora, chi è Marco Mottola? Allora, adesso l'unica cosa che sappiamo di Marco Mottola è che probabilmente era uno spacciatore e che era il figlio di Franco Mottola. Ma guardiamo un attimo meglio la situazione tra Marco Mottola e Serena Mollicone. Marco Mottola e Mollicone si conoscevano, perché innanzitutto sono state in classe insieme alle medie, erano amici alle medie e frequentavano la stessa compagnia, uscivano con gli stessi amici, quindi si conoscevano e si volevano anche bene alle medie. In più il padre Guglielmo gli aveva dato ripetizioni a suo bambino. Tra l'altro Uh, Serena e Marco sono del, dello stesso anno, sono dell'82, tutti e due, quindi sono proprio coetanei. Quindi, all'epoca aveva 18 anni anche Marco, no? E uh, infatti, insomma, il padre gli dava ripetizioni. Quindi Marco frequentava anche la casa di Serena. Però Serena comincia ad allontanarsi durante l'adolescenza perché eh, lui comincia a fare uso di droghe, comincia a diventare un bulletto, lei invece prende la direzione totalmente opposta e non, ehm, non apprezza proprio, anzi disprezza suo, queste sue scelte, questo suo comportamento. No? Tra l'altro Marco era entrato a far parte di una compagnia di bulletti che si chiamavano i Fantastici. Ivan fantastici ed era proprio un gruppo, <ride> sì, era proprio un gruppo di bulletti criminaloidi che andavano a rubare nelle case di campagna e rivendevano la merce o semplicemente spacciavano, ma spacciavano e spacciavano. E Serena, eh, tra l'altro, si lamentava tantissimo con, um, con i suoi amici di Marco, cioè proprio lei ce l'aveva sul cazzo Marco, perché Marco, oltre ad essere un suo vecchio amico che ha visto rovinarsi la vita in questo modo, Marco rovinava la vita anche ai suoi amici, quelli di Serena, perché Serena vedeva, come vi dicevo all'inizio, morire per overdose anche i suoi compagni di classe, i suoi coetanei, i suoi amici. E lei aveva preso molto a cuore questa situazione così disastrosa della droga in quel momento ad Arce. E quindi si dava da fare per stare vicina ai tossicodipendenti, ai ragazzi che erano in difficoltà con la droga e magari non erano seguiti da nessun altro. Quindi lei si era presa a cuore questa, diciamo, missione umanitaria. E quando aiutava queste persone a uscire dalla droga, poi vedeva che Marco le andava a cercare attivamente per continuare a vendergli droga andando a rovinare tutto quello che era il percorso che mi hanno fatto con lei, no? E quindi lei era incazzata nera perché magari riusciva a convincere no, qualcuno ad allontanarsi dalla droga e cominciare a fare questo percorso e Marco arrivava che si metteva in mezzo e continuava a sventolargli la droga davanti a questi quindi lei non lo poteva vedere, non lo poteva proprio vedere. Tra l'altro, uh, due sere prima della scomparsa di Serena, Serena lo affrontò faccia a faccia. E non era la prima volta, perché Serena non le mandava a dire le cose. E quindi quando vedeva Marco spacciare, lei proprio così. Che cazzo fai, con io, Cioè, nel senso, lui lo, 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 lo corcava, lo riprendeva per questo motivo. E a detta sua, lei era convinta che lui fosse il capo dello spaccio. A darci, che poi su questo non possiamo davvero saperlo. Eh, magari era una convinzione di Serena, lui era solo uno scugnizzo, o magari davvero essendo il figlio del maresciallo, quindi con la protezione alle spalle, aveva molto potere nella piazza dello spaccio. Però 18 anni, boh, è comunque una convinzione di Serena, o era vero, al di là di ciò. Serena ce l'aveva proprio sul cazzo. Tant'è che due sere prima della scomparsa di Serena, lei lo affronta in piazza, davanti a tutti, almeno questo racconta eh, Guglielmo e altri amici che hanno partecipato alla scena, in cui lei gli dice Marco, adesso basta, io ti denuncio. Basta, adesso vado e ti denuncio. L'ingenuità di Serena è stata probabilmente... Nel cercare di denunciare il figlio del maresciallo nella caserma del maresciallo, Marco, è mai stato processato per spaccio? Ottima domanda! Mi sembra proprio di no, anzi, no, no, non è mai stato processato per spaccio né mai stato accusato né rinviato a giudizio per spaccio. Niente, non c'è nessun verbale sullo spaccio di Marco, nonostante tutti lo sapessero. Come hanno fatto a far tacere così tanti fatti? Cioè, poi tacere, non li hanno fatti tacere, in realtà, come vedete, le cose le sanno tutti. <ride> non è che le hanno fatte così tanto tacere, le cose ormai si sanno, ma vanno comunque come dicono loro, cioè, anche se ne fregano. Sì, è vero, mi comporto di merda, sì, è vero, ho ammazzato una ragazzina, sì, è vero, ho depistato tutto, però <ride> io sono innocente, voi no e quindi be bella l'Italia comunque bello bel mondo bel mondo comunque sia eh blablabla non è rimasta ah sì eh, lui tra l'altro una volta ecco a proposito della domanda del ma aveva precedenti di spaccio ma spacciava anche in caserma? no io non credo che spacciasse anche in caserma il pensiero che può venire in mente è da dove proveniva questa droga? Non lo so. Arrivateci voi, che non voglio dirlo io, che poi sta male. Così pensateci un po'. Figlio del maresciallo, dove prendeva la droga? Vi do solo questi elementi. Comunque, ehm, ecco, Marco in realtà è stato denunciato. Per spaccio una volta perché è stato fermato da due carabinieri di un'altra caserma quando aveva fatto un incidente in macchina. <ride> Calla, aveva fatto un incidente in macchina, si era rovesciato con eh, la macchina. Si era lasciato con la macchina e i carabinieri che lo hanno assistito dentro la macchina gli hanno trovato un quantitativo di droga da spaccio incredibile. Quindi poi hanno mosso eh, la denuncia, hanno, denun hanno ovviamente denunciato questa presenza di droghe, ma nulla di fatto alla fine non è stata considerata nemmeno ed è stato tutto considerato soltanto un incidente in macchina. Vi vedo molto preparati, va bene ragazzi, io non, non commenterò ovviamente. Ora torniamo un attimo al, alla morte del povero Suzzi. Era l'11 aprile del 2008 ed era passata, pensate, che coincidenza incredibile, era passata esattamente una settimana dalla sua testimonianza rilasciata in Procura Cassino. Tuzzi, infatti, aveva appena detto aveva finalmente svelato: che era presente in caserma e che Serena era arrivata in caserma, no? Come vi dicevo prima, guarda caso una settimana dopo muore, suicida. Ma mi pare che un uomo che prenda il coraggio di liberarsi di questo peso che si porta dietro per sette anni, dopo averlo fatto e dopo che lo hanno accolto come super testimone per il processo e lui sarebbe andato a testimoniare a processo in aula per Serena, questo muore perché si suicida? Che caso incredibile! Lui all'epoca della morte aveva 54 anni e viene trovato eh, sparato nella sua auto. Quel mattino, tra l'altro, era giorno libero per lui e lui stava lavorando il suo orto perché c'era la passione di fare i lavorini nell'orto a casa, no? E era a casa con sua madre. Riceve una telefonata che lui va a fare lontano dalla madre, parla con questa persona al telefono torna dentro a, a casa dove c'era appunto la mamma e la madre lo sente bofonchiare questo mi farà passare i guai al che lui le dice guarda faccio un salto ad Arce e torno e aveva ancora il telefono in mano che aveva appena chiuso la telefonata quindi va ad Arce ma non torna perché qualche ora dopo verrà trovato appunto morto nella sua macchina Vogliamo davvero dire che Suzi ha. Tuzzi, scusate, ha ricevuto una telefonata e ha pensato che quello era il momento perfetto per andare a morire? Cioè, vogliamo davvero ignorare il fatto che palesemente avesse un appuntamento con qualcuno? Anche qui da me il figlio dell'ex maresciallo l'era un drughè. Ma sai che tante volte lo fanno per eh per opposizione cioè tu hai il, ehm, hai il genitore forza dell'ordine che porta avanti dei determinati ideali, morali e tiene eh, a bada i criminali eccetera eccetera allora tu diventi un criminale sia per opposizione sia per attirare la sua attenzione quindi non è sempre una situazione nel quale il padre poi insomma, copre gli, gli sfatti eh, tante volte insomma sono ahimè Cose brutte e tristi per tutti. Sembra la storia di Pietrino Vanacore, è vero Pietrino, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Il suicidio prima della testimonianza, ma poi ti fai chilometri per suicidarti? Tra l'altro, tra l'altro, cosa strana. Cosa strana, a proposito della telefonata, tutti quanti eh, a questo punto vorrebbero sapere, io compresa, a chi ha telefonato Santino in quel momento. Chi era il telefono? Qual è stata l'ultima telefonata? Eh, magia delle magie: nel fascicolo della morte di Santino Tuzzi non esistono i tabulati telefonici. Perché? Perché, come sempre succede in questi casi, viene archiviato immediatamente come suicidio, quindi non è necessario fare le dovute indagini. Ovvero tabulati, eh, spostamenti, eccetera, eccetera. Se non si sta cercando nessun assassino, ovviamente, che senso ha spendere i soldi per fare le indagini? Quindi non esistono i tabulati, non sapremo mai chi ha chiamato Santino in quel momento. Vai! Via così, neanche persi, mai fatti, mai richiesti! Comunque, la macchina dove lui viene trovato si trova in una radura vicino a una diga che è sul greto dell'Iri ad Arce e guarda caso non è lontano dal, dal luogo dove è stato ritrovato il cadavere di Serena lui muore a causa di un solo proiettile nel petto sparato dalla sua pistola di ordinanza ovvero la beretta ora il proiettile nel petto non era dritto nel cuore era in un punto che lo ha fatto morire per dissanguamento quindi povero Tuzzi non è neanche morto sul colpo, ma probabilmente ha sofferto. E questa è una cosa terribile. Ma vediamo un attimo le cosine strane. Perché lui è al posto di guida con un braccio. Tra l'altro ci sono le foto disponibili su Google del ritrovamento del corpo. Non sono splatter, non è niente di impressionante. Non ve lo posso far vedere qui perché c'è del sangue. Però potete vedere anche voi come è stato ritrovato. E se vedete che c'è qualcosa di strano. Perché? Al posto di guida, ha un braccio steso lungo il corpo, il braccio sinistro, e l'altro ancora sul freno a mano. L'auto era eh, parcheggiata con tutte le portiere aperte. Aveva tutte e quattro le portiere aperte. E anche questa cosa io non me la spiego, cioè, perché c'erano tutte e quattro le portiere aperte. E altra cosa che avrebbe dovuto far innescare delle indagini non da poco c'erano tracce di sangue copiose fuori dalla macchina. Allora, uno che si suicida seduto al posto di guida, come fa a sanguinare fuori dalla macchina a un metro e mezzo dal sedile dove è lui? Come fa? Cioè, non ha. Non è esploso con le portiere aperte, non è adesso scusate per lo splatter, però eh, non era un colpo che ha creato una implosione, un'esplosione per cui scusatemi ancora, dei pezzi insomma biologici sono, sono potuti volare in giro, è un colpo diretto nel qua, qua sotto, che rimane lì, non ha, non ha splatterato, ok? Quindi non, si cioè, non ha proprio senso, non è possibile, non è credibile, a meno che non sia stato aggredito fuori, cioè sia stato sparato fuori e poi trasportato, spinto dentro la macchina successivamente, ma questo implica l'azione di almeno un'altra persona. Almeno. Il buio sotto la divisa parla anche della storia di Santino, interessante, interessante, questo me lo segno. Grazie Petit Soleil, grazie mille. Non è possibile, infatti non è possibile. Altra anomalia, ma ovviamente qua le indagini. Eh? Dalla sua pistola mancano due colpi. Ora, voi sapete che non è che il, poli il poliziotto e il carabiniere possono andare in giro con la pistola senza un colpo, perché ogni colpo è registrato e ogni colpo loro devono sapere che fine ha fatto, dove va, dove andrà, dove sta, come sta, qual è la sua temperatura corporea. Quindi sanno tutto, morte e miracoli, i loro proiettili. E mancavano due colpi dalla beretta. Ma nel corpo ce n'era uno solo. Dov'è l'altro colpo? Che non sia andato subito a segno. E quindi eh, l'hanno raccolto e fatto sparire perché il primo non è andato a segno e l'hanno colpito solo con il secondo. Secondo me, sì. Altra cosa, altra cosa che fa pensare anche che non siano proprio dei professionisti. La pistola viene ritrovata adagiata ordinatamente sul sedile del passeggero. Cioè, come se lui avesse fatto... A parte che uh, c'è... Cioè, sarà... Vabbè, ok, si spara, si spara... Dopo aver uh, essersi sparato si prende anche il tempo di mettere la pistola dritta, no? Perché è un po' di disturbo ossessivo compulsivo fino alla fine, ovviamente, da portare dietro. Quindi devi metterla... Do... aspetta che è storta, metto dritta... Oh, così, ecco, bene, così, perfetto, adagiata così. Ah no, prima di morire, aspetta, prima di morire devo pulirla, perché non si sa mai che trovo la pistola d'ordinanza sporca, che non va bene. Aspetta che la pulisco, la rimetto lì, ah, oh, adesso posso morire. Questo sarebbe quello che uh, avrebbe fatto Tuzzi. Perché la pistola viene ritrovata perfettamente pulita. Ovvero, non ci sono impronte digitali. E c'è sempre questa magia incredibile sulla quale riescono a andare oltre. Allora, ragazzi, io non mi capisco, cioè non mi, non mi capacito, non capisco e non mi capacito. Come? Se c'è una prova scientifica che corrobora la tua ipotesi, la chiamiamo prova regina. Se c'è una prova scientifica, scientifica, come l'assenza di impronte, quindi vuol dire che sono state pulite cazzo? <susurra> che va contro la tua ipotesi. <susurra> prova scientifica merda. Ma scusate, no, povera la sparo, figuriamoci se l'avevano cercata. No, non l'hanno neanche cercata. No, la mancanza delle impronte non è credibile. La mancanza delle impronte è la prova scientifica che qualcuno ha manomesso l'arma dopo che è stata usata. Ora, perché non partiamo da questi presupposti? Visto che innalziamo sempre la prova regina come la prova scientifica, come le cose. E invece, quando le, le trovano e ci sono, le ignorano. È pazzesco, è pazzesco. Oh ma eh, si si trovato? Vogliamo parlare di si si trovato? O oh, vogliamo parlare del carabiniere che si è suicidato con due colpi di pistola alla testa? Non uno, due? Ragà, cioè, altro che all'ombra della divisa, succedono di tutti i colori. Poi la sparo sulla mano, visto che mi sono venuto che si è ammazzato. Secondo te l'hanno fatto quanto il paraffina? No, non gliel'hanno fatto, non gliel'hanno fatto, mi sembra dopo. <ride> che carina, The girl. <ride> che carina, che carina. Eh, suicidio! Raga, ma voi veramente pretendete delle indagini quando è suicidio? Archivato come suicidio, punto? Tra l'altro, tra l'altro, sentite questa. C'è un invidio Dell'epoca, dove un giornalista che arriva lì non vede neanche cosa è successo, vede solo che ci sono tantissimi carabinieri che arrivano in un punto e eh, loro che mettono le, le, le fasce, no, rosso e, eh, e bianco. Quindi il giornalista chiede: cosa è successo? E c'è il carabiniere che mette le fasce e dice: eh, Un carabiniere si è sparato. E lui fa: È suicidio? E l'altro fa: Eh sì. Ma scusate, dovete ancora transennare la scena del crimine. Guardate la scena del crimine, e già sapete che è suicidio. Insomma, <ride> ok. Allora, il movente. Quale può essere il movente della morte di Tuzzi? Tuzzi avrebbe dovuto testimoniare al processo sul delitto di Serena Mollicone una settimana dopo, no? Praticamente, da lì a poco. E uh, avrebbe messo di certo in una, come dire, una posizione molto scomoda la caserma di Arce, dicendo che Serena era entrata in caserma e lui non l'ha mai, uh, 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 mai vista uscire da lì. Io sono anche convinta che uh, Tuzzi avrebbe avuto molto altro da dire. Ha rilasciato quelle dichiarazioni. A fare un po' una, come dire, una mezza mossa, a vedere se veniva creduto, se veniva considerato come testimone, poi secondo me a processo avrebbe tirato fuori tutto, ma ovviamente non gli è stato permesso viene immediatamente ovviamente archiviato come suicidio ma danno un movente a questo suicidio un movente ben articolato sentite bene lui si sarebbe ucciso per una motivazione sentimentale perché pare che infatti e questa è stata una cosa che ha fregato molto l'opinione um, pubblica anche insomma, gli, inquirenti, gli inquirenti gli altri lui aveva un amante Annarita Torriero. Questa amante era nascosta a tutta la famiglia, quindi la famiglia di tutti, figli compresi, non sapevano assolutamente che lui avesse questa amante. Quindi, avendo la notizia che loro padre si era ucciso, in più aveva un amante, quindi loro dice: Cazzo, questo aveva una doppia vita, non ci ha detto niente, allora non conoscevamo davvero nostro padre. In più gli dicono l'amante lo aveva lasciato, lui era disperato per questo e si è ucciso per lei, si è ucciso per l'amante. Ora, la famiglia di Tuzzi crede a questa versione per ben 5 anni, perché per 5 anni non verrà mai fuori che Tuzzi aveva fatto quella testimonianza alla procura di Cassino. Dopo 5 anni viene fuori la sua testimonianza su Serena Mollicone, allora la famiglia fa... Ah, ma pensate che sta figlia, sto figlio, sta moglie hanno pensato per cinque anni che lui fosse lo stronzo che si faceva a doppia vita e si è andato ad ammazzare togliendo un padre e i suoi figli e un marito e sua moglie per l'amante. Che poi è vero che c'era l'amante e su questo, ahimè, non ci piove. Ma non si è ucciso per l'amante, ovviamente. L'amante è questa Anna Rita Toriero. Anna Rita, tra l'altro, è stata colei che telefonò in caserma per avvertire di andare a cercare Tuzzi il giorno della sua morte, siccome quella mattina lo aveva sentito strano, molto alterato, e lei dice, ha con sé l'arma di ordinanza? Lui, lei chiama in caserma ad Arce per uh, avvertire di questa cosa. E dice, andate a vedere se lui è da qualche parte, perché l'ho visto in giro con l'arma di ordinanza... E era molto alterato. Dice che quel mattino Santino era passato da lei e le aveva lasciato un mazzo di fiori e sigarette, perché lei era una fumatrice accanita. Ma è scappato prima che lei potesse incontrarlo, quindi lui ha lasciato i fiori con le sigarette nel mazzo di fiori e poi, poi è scappato. Poi dopo però sarebbe tornato dopo poco ed era tutto sudato, tutto agitato e ha chiesto ad Anna Rita, ti prego riprendimi con te, torniamo insieme. Ma lei gli dice di no, questo è quello che racconta Anna Rita, eh, attenzione. Poi racconta che eh, lui a un certo punto guarda l'orologio e avrebbe detto devo andare, ho un appuntamento importante, vedi, io non porto mai la pistola e gliela mostra, ma... Ora ti voglio salutare e se ne va. Questo è il racconto di Annarita. Mm. Annarita che poi quando viene intervistata dai giornalisti è confusissima, racconta che lui era al telefono con lei quando si è ucciso, che ha sentito lo sparo e che dopo lo sparo lui le ha detto addio. Uh, poi dopo dice "No, l'ha detto prima, poi c'è stato lo sparo". Poi lui mi ha messo giù il telefono. Ma come se è stato prima lo sparo? Insomma, eh, Anna Rita è molto, 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 molto confusa. E credo anche molto, 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 molto imbeccata. Ma non avendo, ehm, cioè, essendo proprio una persona confusionaria di suo, cioè molto, diciamo, nel suo mondo. Per quanto sia minacciata e imbeccata, fa un po' metà e metà, quindi confonde tutto e alla fine viene fuori che Anna Rita sicuramente mente. Ecco una cosa di cui siamo certi: che Anna Rita mente. Posso dire questo che mio fratello è un suicida. Determinate parole non hanno per niente senso per un suicida. Mi dispiace tanto, papera. Mi dispiace davvero da morire. Ma eh, penso che insomma ogni situazione sia a sé, anche se eh, tutte queste cose messe in fila per far risultare verosimile il suicidio. Mm. Tra l'altro, eh, insomma, in tutto questo la figlia di Maria, ovviamente, appena ha saputo la verità sulla testimonianza del padre, ha lottato per dare giustizia a suo padre. Se non sbaglio, attualmente il caso della morte di Tuzzi, che era stato archiviato come suicidio, attualmente è stato riaperto. Ma, data la sentenza eh, attuale per i Mottola, credo che sarà velocemente archiviato anche questo. Temo, temo, poi non voglio dire, però, temo. Magari sono stata anche spaventata, certo. Tant'è che in molti dicevano nel vicinato, nel suo palazzo, che lei era stata comprata questa annarita. Perché andava in giro con una macchina nuova, una Peugeot decapottabile che sicuramente lei non poteva permettersi e che questa macchina le era stata regalata. E eh, molto probabilmente quello che insomma, sostenevano era che la macchina le fosse stata regalata per comprare il suo silenzio o questa sua versione. Comunque, torniamo a noi, torniamo a noi. Ah, quando muore Tuzzi Succede una cosa incredibile che viene ripresa dai giornalisti, ovvero Tuzzi aveva un migliore amico/slash figlio adottivo che era un ragazzo più giovane di lui, ma passavano un sacco di tempo insieme: era un po' il maestro no? di, questo, di questo ragazzo che si chiama Marco che eh, quando arriva sulla scena del delitto e vede che stanno portando via la macchina eh, di, di Tuzzi oltre ovviamente a impazzire di dolore sclera sclera perde ogni freno inibitore e comincia a gridare è stato azzittito lo hanno ammazzato perché lui sapeva troppo su Serena e adesso io vi dico tutto e ha cominciato a dire lui si era confidato solo con me lui lo sapeva che il cellulare di Serena gliel'ha messo in casa di Guglielmo il mottola in persona il mottola in persona è andato durante la veglia funebre a casa di Guglielmo Mollicone a metterci il cellulare io lo so perché me l'ha detto Tuzzi e dice mi aveva pure detto che questa cosa il mottola l'aveva fatta per coprire il figlio perché se Serena l'ha uccisa il figlio Marco Mottola. E questa cosa, Marco la diceva molto prima che ci fossero tutte queste indagini. Che hanno verificato che in realtà stava dicendo la verità. E Marco, scle dovevate vederlo quanto era impazzito, impazzito. Grazie. Quindi. Poi ci guardo. Non ti preoccupare, era fuori di testa e lui diceva: Sei sì, cazzo di tutto dillo, di tutto. E, e poi è arrivata la moglie che gli ha fatto... e, e dopo questo sclero, Marco si è sempre rifiutato di testimoniare dicendo: Ehi, però io ho famiglia. È veramente brutto, è veramente brutto vedere quanto le minacce, le estorsioni, cioè. Quindi lui, che poteva essere effettivamente un valido testimone per portare avanti eh, quello che aveva detto Tuzzi, in realtà scomparirà dalla scena. Non abbiate famiglia: se volete essere eroi, non dovete avere famiglia, quello di certo. Ma vi ricordo sempre che gli eroi diventano tali solo una volta morti. Fate voi. Comunque, parte gli scherzi, per anni le indagini languiscono e sembra che pian pianino ci si cominci a dimenticare della povera Serena, le cronache non ne parlano più, eh, passa, insomma, passano avanti altre notizie, succedono cose nel mondo e le persone si dimenticano del caso della mollicone. Ovviamente non Guglielmo. Non Guglielmo che continua sempre a lottare e insiste, e insiste, e insiste anno dopo anno, sollecito dopo sollecito, alla procura per indagare in caserma. Perché Guglielmo già lo diceva prima che venissero fuori le dichiarazioni di Tuzzi. Ma adesso che l'ha detto anche Tuzzi, e poi è morto per averlo detto, è insomma procura indagata in caserma, procura indagata in caserma, indagata in caserma, e nel frattempo nella caserma di Arce, pian piano con gli anni, c'è un ricambio completo di carabinieri. C'è cioè chi va in pensione, c'è cioè chi viene trasferito e alla fine c'è un ricambio totale di queste persone. E a partire dal 2010 le, le indagini riprendono vigore e viene finalmente indagato il maresciallo Franco Mottola, che come vi dicevo no... Era proprio colui che eh, era il comandante della stazione di Arce ed era lui a fare le indagini. Ma guarda caso, hanno dovuto aspettare che lui venisse trasferito prima di poterlo indagare. Eh. Insieme a lui viene indagata anche la moglie Anna Maria e il figlio Marco Mottola per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Insieme a lui vengono indagati anche altri due carabinieri. All'epoca dei fatti entrambi in servizio in caserma ad Arce, ovvero teoricamente presenti quando Serena è entrata nella caserma. C'erano anche il luogotenente Vincenzo Quatrale, che ehm, indagato, era indagato per concorso morale nell'omicidio, cioè vuol dire aver assistito a un omicidio e essere stati zitti, e l'istigazione al suicidio di Santino Tuzzi. Mentre il maresciallo Francesco Soprano è indagato per favoreggiamento nel delitto. Poi vedremo che queste accuse vengono portate avanti fino ad oggi, che c'è stata poi la sentenza. Il maresciallo Soprano in particolare ha una accusa. Uh, ah sì, avevo una foto, guarda, mi hai ninjato proprio perché volevo foto, Eccoli qua. Questi sono uh, Franco Mottola, ex maresciallo, e il figlio Marco Mottola. Anno, se non sbaglio uh, lui ha 40 anni uh, lui ora non lo so 62 non lo so scusatemi non so l'età di, di lui adesso comunque eh, francesco soprano poi vedremo che il, il capo d'accusa si concentra sulla questione della porta poi capirete la porta la famosa porta che ovviamente mh... ah perdonatemi no scusate eh Scusate, scusate, scusate. Questo è Marco Mottola insieme al consulente. Questo è Fabio Mottola. Questo è il padre, questo è il padre Fabio Mottola. Perdonatemi, pardonatemi, 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 pardonatemi. Ok. Uh, ho confuso, confuso l'imputato con il criminologo. E mia mia colpa, mia grandissima colpa. Come al solito, io cerco le foto con loro due insieme. Convinto di averla trovata finalmente una, perché ci ho messo un secolo a trovare una foto di loro due insieme. E ora concepisco che non esiste. Ma va bene. Allora, ci sì, si sì, sulla porta poi ci torneremo. Questo è Franco. Questo è Franco motto. allora uh, eravamo arrivati. Adesso mi minchio, eh. Ok, vengono indagati tutti questi. Quindi Franco Mottola, il figlio. Um, il figlio, Marco. Francesco Soprano e Vincenzo Quatrale, che poi sono gli imputati che abbiamo visto e la moglie, nonché madre di Marco Mottola, eh, Anna Maria, che sono i cinque imputati che abbiamo visto anche protagonisti del processo di questi giorni. Secondo la nuova ricostruzione, Serena sarebbe stata colpita negli uffici della caserma, nei locali della caserma, in particolare appunto negli alloggi, e eh, sarebbe stata... Fatta sbattere con appunto quella, fare, quella ferita che ha sul, sul sopracciglio contro un oggetto, successivamente sarebbe stata portata. Poi, dove è stata ritrovata e soffocata con il sacchetto di plastica e il nastro adesivo. Il movente, secondo queste prime indagini contro i Mottola, sarebbe stata la preoccupazione che Serena denunciasse pubblicamente quanto sapeva sul traffico di droga del paese in cui era implicato appunto il figlio del maresciallo Marco Mottola, no? Ehm porta <ride> eh sì la, la famosa porta poi ci arriviamo ci arriviamo sì il padre di serena è morto l'anno 2000 due, ciao due anni fa due anni fa nel 2014 faranno una batteria di test del dna che tra l'altro vengono eh, coordinate anche dal eh, dal nostro amico garofano infatti nel 2014 fanno dna su più di 300 persone e non trovano riscontri, così come le indagini sulle impronte digitali. Questo perché? Perché c'erano delle tracce di DNA che non erano di Serena sul corpo di Serena. In particolare sono state eh, isolate delle impronte digitali trovate sul nastro adesivo che legava il corpo di Serena e c'è un'impronta ben chiara che è stata raccolta e isolata. Quell'impronta però non corrispondeva a nessuno e quindi tutti, eh, tutti i test del DNA che hanno fatto su più di 300 persone, sospettati, parenti dei sospettati, parenti dei parenti, random persone, nulla ha portato a niente. E quindi nel 2016 il Jeep di Cassino, che si chiama Angelo Valerio Lanna, gli viene richiesta da parte, insomma, della procura una richiesta di archiviazione del caso, ma lui si rifiuta e dice "No! Angelo Valerio Lanna dice "No, io non archivio il caso Molicone solo perché eh, il DNA non ci ha dato niente. Adesso riesumiamo il cadavere e facciamo una nuova autopsia." Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ovviamente un altro dolore enorme. Uh, per il povero Guglielmo che aveva promesso alla figlia di, di farla riposare in pace e invece dovrà uh, assistere alla sua resumazione. Quindi, insomma, è una cosa molto 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 pesante. E abbiamo visto anche per anche altre famiglie che abbiamo conosciuto è stato così. Però, ragazzi, per la verità, d'altra parte bisogna fare anche questo. Sì, adesso arriviamo anche a quello, Motti. Eh? Adesso arriviamo anche a quello. Allora parte una nuova autopsia che viene gestita dal medico legale famosissimo, dottoressa Cattaneo. Il 22 marzo 2016, quindi, viene riesumato il cadavere di Serena. Particolare attenzione è stata data alla ferita che lei aveva sul volto appunto, questa che poi sarà ovviamente la chiave di tutto quello che verrà portato a processo. Che cosa avevano scoperto gli inquirenti? Avevano scoperto che c'era una porta in questa caserma che avevano finalmente analizzato che portava dei segni, dei segni di botte. Cioè, avete presente quando sbattete un oggetto contro una porta di legno e il legno si incrina no, all'interno? Adesso ve la faccio vedere la porta. Ehm, eccola qua. La nostra porta, la nostra porta del mistero. Adesso qui forse da questa foto non riuscite a vedere la botta, però ho preferito scegliere questa piuttosto che quella dei particolari perché così vedete bene l'altezza. Anche se non vedete bene un cazzo in realtà. <ride> Provo a ingrandirvela di più. Di più. Ecco, vedete dalla panacca. È subito sopra il nastro dei carabinieri. Quella sarebbe la botta che secondo la ricostruzione le nuove indagini ehm, è corrispondente alla sbattuta della testa di Serena contro appunto la porta. Lo so, ve l'ho detto con una frase montata malissimo, però eh, il discorso è questo, cioè loro dovevano analizzare il cadavere di Serena, in particolare quella ferita, per metterla in relazione con questo segno sulla porta. Ok? Ora... Il segno sulla porta della caserma, mi raccomando qui attenzione perché è un dettaglio molto importante, il segno sulla porta è individuato all'altezza di 1,54 m da terra. La lesione sul, sull'arcata sopraccigliare di Serena è a 1,43 m da terra, cioè vuol dire che misurando da terra... Lei ce l'ha a 1,43, la porta ce l'ha a 1,54, ok? Lei è alta a 1,55, Serena. Questa circostanza ha subito indotto la difesa dei Mottola a obiettare che non ci sarebbe compatibilità. E questo è proprio il punto che porteranno avanti la difesa, gli avvocati dei Mottola, nonché i consulenti. Rispetto alla incompatibilità di questa porta come arma del delitto. E se cade la porta, cade tutto l'impianto accusatorio, perché l'hanno tutto basato su questa porta come scena come arma del delitto, no? I periti dell'accusa, dell però, ribattono in questo modo: dicono che punto d'impatto e altezza della vittima sono coincidenti in quanto la ragazza. Indossava degli scarponcini, aveva le Dr. Martens, ragazzi, io non, non possiedo delle Dr. Martens, ma erano quelle classicissime Dr. Martens. Quindi io non penso che gli abbia dato 10 cm di altezza, però dicono eh, indossava scarponcini, quindi l'altezza era maggiore. Inoltre, nei colpi dal basso verso l'alto la vittima avrebbe ricevuto una forza cinetica nel momento dell'aggressione, venendo proiettata qualche centimetro più in su. Ok. Ipotizzare che la persona sia andata addosso alla porta mentre era piegata. Eh no, perché eh, è il contrario, The Girl. La, la, la botta è troppo in alto per... Eh, per essere compatibile con l'altezza della ragazza, ok. Sì, o scaraventata o anche spinta sollevata quello che è ma il problema sarà un altro poi ci arriveremo ci arriveremo intanto tenete conto di questo avevano bisogno del corpo per analizzare la compatibilità tra la porta tra la, la botta sulla porta e la ferita sul corpo di serena la nuova autopsia però scopre anche nuove cose perché, come vi avevo detto all'inizio, la prima autopsia aveva detto che c'era questa ferita e poi lei era morta per asfissia, punto. Ma la Cattaneo trova infinite contusioni e ferite sul corpo di Serena, che non erano state registrate dal precedente medico legale, che le aveva sicuramente volutamente ignorate perché era impossibile non vedere quanti. Meno male che non l'hanno cremata, infatti. Quanti lividi, ematomi e ferite avesse sta povera ragazza. Quindi giungono alla conclusione, a Cattaneo giunge a conclusione, che lei sia stata malmenata, picchiata più volte prima di essere uccisa. Quindi eh, c'è qualcuno che si è accanito su di lei. Poverina, è stata picchiata di brutto, assolutamente sì. Era una ragazza leggerina, lei pesava 49 kg. Infatti una spinta sì, avrebbe potuto tranquillamente alzarla di qualche centimetro, su questo Alba non, non abbiamo dubbi. Ma nella prima autopsia del 2001 il medico legale non solo non aveva registrato queste ferite, ma aveva anche escluso completamente la, ehm, la violenza sessuale. E sulla violenza sessuale c'è qualcosa da dire. Perché eh, ce ne hanno detto di tutto, cioè io ho trovato degli articoli dove eh, sostenevano che invece Serena era stata sodomizzata, ovvero non c'era stupro ma sodomia, c'era, anche poi è sempre stupro, va bene, eh, c'era di tutto. Quello che è successo in realtà è che il medico legale della prima autopsia ha detto: Non ci sono segni di stupro perché. Non è presente liquido seminale nella vittima, sul, sul corpo della vittima. E ma la Cattaneo dice giustamente: Ma non è che per forza ci deve essere questa traccia perché vi sia violenza sessuale. Allora cosa dice? Siccome, adesso non so se sapete tutti come funziona, nemmeno io lo so benissimo, ma so che durante le autopsie vengono prelevati. Degli organi, vengono prelevati delle parti di organi e di tessuti che vengono conservati come prova proprio per magari evitare di dover fare una riesumazione o anche conservarli meglio rispetto a eh, un corpo che si decompone e tenerli lì per eh, eventuali nuove perizie, per insomma poter essere analizzabili in futuro. E che cosa fa Cattaneo? Dice: Perfetto, allora visto che L'apparato genitale di eh, Serena le, la, le era stato asportato proprio per permettere le nuove analisi in futuro. La Cattaneo è andata a cercare questi reperti per poter così dire: Ma magari gli è sfuggita la violenza sessuale. Aspetta, che ci riguardo anch'io e vediamo se. Ma c'è stato un colpo di scena inaspettato: alcuni reperti, tra cui guarda caso, proprio. Gli apparati genitali di Serena e eh, l'arcata sopraccigliare che era stata rimossa non sono più stati trovati. Spa spariti, persi, andati, volatilizzati non c'erano più. Reperti fondamentali, cioè altri reperti c'erano ancora. Non è che hanno perso tutti i reperti di Serena. Non tutti. Hanno perso solo l'apparato genitale, compreso di Ano, retto, eccetera, e l'arcata sopraccigliare. Solo questi due. Solo questi due? Eh, ma perché poi sono passati tanti anni e nei vari passaggi. Poi forse la mala conservazione, forse erano scaduti, sono stati conservati male. Sono marciti, qualcuno li avrà buttati. Questa è stata la risposta. Come è Vai Elettra, non preoccuparti. Buonanotte. E chi avrebbe potuto far sparire organi? Ma com'è che. Com'è che queste prove puntualmente scompaiono, vengono perdute proprio quando diventano scomode? Ma guarda, un po' vedete. Guarda che c'è Serena qua è poco nuvolosa. Buonasera, non ti preoccupare che sei in ritardo. Um, eh, eh, eh. quindi l'hanno stuprata questo non lo sapremo mai questo purtroppo non lo sapremo mai perché quello che sappiamo è che il primo medico legale ha omesso un sacco di roba quindi non possiamo fidarci della prima perizia del medico legale quando eh, è arrivato il secondo medico legale per la seconda autopsia a verificare se c'è stato stupro o meno non gli è stato possibile verificarlo quindi se Serena è stata violentata o meno, non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. Se è sparita anche la tempia, che era fondamentale. Si sì, è sparita. È sparita anche l'arcata sopraccigliare che avevano rimosso. Pazzesco. Pazzesco però in tutto questo durante l'autopsia si trovano delle nuove tracce perché tra i capelli vengono trovate delle tracce di ehm, legno, delle schegge che vanno dalle 20 alle 30 microschegge nei capelli in particolare della ragazza e nella pelle insomma qua vengono trovate proprio queste schegge di legno che sono compatibili con la porta incriminata della caserma, ma c'è di più. C'è un'altra traccia che riconduce serena alla caserma, ovvero c'era della polvere di vernice esterna, sempre tra i capelli, insomma, in prossimità della ferita, che è, guarda caso, estremamente coincidente alla vernice esterna della caldaia presente in caserma, in quella particolare stanza che adesso capiremo anche qual è. Il problema sul quale punta la difesa è che non è stato trovato neanche nella seconda autopsia il DNA di nessuno degli indagati sul corpo di Serena e non c'è DNA di Serena in caserma. E però c'è anche da dire una cosa: le analisi del DNA le hanno fatte solo dopo 15 anni e quante cose possono essere, quante tracce biologiche possono rimanere. Dopo 15 anni, soprattutto se gli assassini si impegnano per depistare, ripulire, far sparire ogni prova. Comunque, ecco, mancano anche. No, aspetta, questo ve l'avevo detto, bla bla. bla. Che mi sono perso, sono andata un po' a braccio, eccoci qua. Mancano anche altre cose nelle nuove indagini, perché le nuove indagini ovviamente riprendono su tutto quello che era stato analizzato precedentemente con occhi nuovi, no, occhi nuovi, gli occhi del cuore. Quando vanno a cercare i vari reperti, cercano anche il registro, quello dove eh, la caserma teoricamente annota l'ingresso e l'uscita di chiunque entra in caserma quel giorno. E quindi vanno a cercare il registro del primo di giugno. Ma è scomparso! Wow! È scomparso anche il registro della caserma di Arce del 2001. Ma, ah, cioè, io quello che penso è. A una certa, no? A furia di sparizioni, di depistaggi, di cose messe lì apposta. Poi diventi colpevole palese. Cioè, sei palesemente colpevole perché hai palesemente depistato. Forse se non avessi fatto un cazzo, risultavi più innocente. Salutatemi su tagata Clown Ah, Che bello. Andate al Red Roster a Lugo. Va. Fatemi, fatevi un whisky alla mia salute al Red Roster a Lugo. Dire una vittima che si chiama come me fa un po' strano. Effettivamente, infatti, me lo sei arrivato. Ho detto: Ecco, Serena, e oggi si sente. Cioè, qui scompaiono tutte le prove, certo Chiara, ma certo le fanno scoprire tutte. Così se avevi dubbio che ci fosse un depistaggio, dopo ne vedi 19 dei depistaggi, e ti convinci che è vero. Perché sembra sempre complottismo, eh. Sembra sempre che siano robe inventate, che sia mai, ma va là, ma vuoi mai che, la, che davvero i poteri forti, le cose. Oh, raga, cioè, essere sempre complottisti è sbagliato. Essere complottisti è sbagliato. Ma questo è un complotto. Questo è un cazzo di complotto per coprire mo la morte, l'omicidio di Serena e coprire probabilmente quello che Serena avrebbe voluto denunciare e dire pubblicamente. Ma torniamo a noi. Non ci sono, oltre a non esserci il registro delle entrate e delle uscite del primo giugno della caserma di Arce, non ci sono neanche le riprese delle telecamere. Vi ricordate che eh, il brigadiere Santino. Tussi, diceva, io ho visto Serena arrivare dalla telecamera. Poi uno all'interfono mi ha detto: Io l'ho aperto. Quindi le telecamere c'erano. Ovvio che c'erano. E quindi vanno a vedere se ci sono i video delle telecamere di quel giorno, così da confermare la presenza o meno di Serena in caserma. Ma quel giorno le telecamere non registravano. Hanno registrato il giorno prima. Hanno registrato il giorno dopo? Ma quel giorno lì no. Quel giorno lì... Non... No, no, raga. Non andavano. È un mo momentaneo momento di... rottura delle telecamere. Comunque, telecamere, niente. Ah, altra cosa! L'ordine di servizio numero uno del giorno del delitto risulta palesemente falsificato perché Quatrale e Mottola dichiaravano di essere usciti dalla caserma per fare vari servizi che in realtà erano inesistenti. Cioè, tra l'altro, dicono che erano alle 12:30 contemporaneamente in tre posti diversi, secondo sempre questo ordine di servizio. Quindi, come vi dicevo all'inizio, depistare. Sì, ma fallo con la testa, cioè tu non puoi scrivere sull'ordine di servizio che eri alle 12:30 contemporaneamente in due luoghi diversi, uno a fare un posto di blocco e due a fare un controllo in una banca. Ma ma c'è cioè, che è? E poi dicono che i carabinieri li mandano in giro sempre in due perché hanno bisogno del, insomma, di essere in due per farsi... No? E... Tutte... Adesso niente, tutte le barzellette assumono un senso, è, è, è veramente assurdo. Poi, al secondo piano della caserma c'è una stanza presso la quale è stata trovata la porta incriminata. Perché, attenzione, quando parliamo della porta, io prima vi ho detto: si sì, è stata trovata in caserma questa porta. Non vi ho detto esattamente l'iter di questa porta. Questa porta viene trovata eh, al posto della porta del ripostiglio del secondo piano. Cioè, viene trovata come po porta del ripostiglio del secondo piano, che viene utilizzato appunto come ripostiglio della caserma. Ma precedentemente questa porta in realtà apparteneva agli alloggi privati dei mottola poi è stata sostituita con la porta del bagno dell'altro appuntato che adesso non mi, non mi sovviene il nome uh, non quattrale quell'altro Adesso, vabbè, scusatemi, non mi viene il nome, comunque è l'ultimo degli imputati. Lui ha sostituito la porta del suo bagno con la porta dei Mottola, che hanno sostituito con la porta del ripostiglio del secondo piano. Quindi questa porta, perché è così interessante, non solo per la panaca che c'ha sopra, ma anche perché i Riss scoprono che non era al suo posto, che era stata spostata. Quindi. Impicci di portate enormi, esattamente soprano. Grazie, metti, grazie mille, grazie mille. Soprano bravissimo. Soprano, proprio lui, lui aveva sostituito quella porta con la porta del suo bagno e aveva addotto come scusa. Ama ah, paura che poi diano a me da pagare i danni. Quando in realtà il pugno contro la porta gliel'ha dato il maresciallo perché era incazzato con suo figlio. Cioè, cosa che non stava per niente in piedi, perché se la panacca gli era data il mottola non avrebbero chiesto i danni a Soprano. Cioè, quindi ha dato una spiegazione assolutamente nonsense. Grazie anche a questa spiegazione nonsense, questa porta è diventata di estremo interesse per gli inquirenti, per i nuovi investigatori sul caso, no? E scoprono... Analizzando questa stanza del ripostiglio, appunto del secondo piano, che sono state fatte delle pulizie straordinarie in quella stanza. Cioè, eh, la moglie di Mottola, Anna Maria, avrebbe chiamato la donna delle pulizie che si occupava di appunto pulire la caserma, l'avrebbe chiamata e le avrebbe detto di pulire insieme a lei quella stanza del secondo piano e di usare un particolare detersivo che la donna delle pulizie chiamava acido cioè comunque lei diceva era una roba schiumosa, disincrostante uh, che io ho sempre chiamato l'acido allora a me mi viene in mente il drago non so se qualcuno di voi conosce il drago eh, state attenti perché è molto pericoloso appunto i draghi sapete non sono proprio creature sempre amichevoli quello che metti nel, nel bagno, no? Per, per Non ci hanno dato la marca, non ci hanno dato la molecola, non ci hanno detto niente di che. La donna delle pulizie ricorda che utilizzava un prodotto che lei stessa memorizzava come acido, ma ricorda che era schiumoso e desincrostante. Quindi forse sì, forse l'acido muriatico, il drago. Dai. <ride> Comunque, per questo motivo tra gli imputati compare anche Anna Maria. Perché lei è accusata di aver cancellato le prove. In più, tra le altre cose strane, depistaggi, robe. C'è anche la magia degli oggetti che compaiono a casa di Serena, perché il telefono di Serena è ricomparso misteriosamente a casa del padre, ovvero a casa dove lei viveva col padre, la notte della veglia funebre. Adesso vi spiego anche un po' meglio in che senso, anche i guanti esatto, mi raccomando, in che senso eh, è stato messo questo telefono, in che occasione. Non è stato messo durante il funerale, come alcuni hanno raccontato, ma è stato messo durante la veglia funebre di Serena. La veglia funebre è un evento che dura molte ore e quindi Guglielmo, il papà, giustamente ha partecipato a tutte le ore della veglia funebre. Quindi è stato fuori praticamente tutto uh, il giorno e la notte, fino alle tre del mattino. In quell'occasione... Uh, gli, viene, gli arriva una telefonata dal maresciallo Mottola che gli dice: Guglielmo, potresti controllare di nuovo se nei cassetti trovi il telefono di Serena? E lui gli risponde: Guardi, io sono alla veglia funebre in questo momento, non posso, però mando mio fratello. Allora manda suo fratello. Che lo zio di Serena che va a casa e controlla tutti i cassetti, e dice: No, guarda Guglielmo, qui non c'è nessun telefono. E mi fa: Guarda, ci avevo già guardato anch'io, però, visto che il maresciallo mi chiede di ricontrollare, te l'ho chiesto. In tutto questo gli dice: No, no, maresciallo non c'è assolutamente niente. E torna alla sua veglia funebre fino alle 3 del mattino. In questo frangente cioè da che il fratello ha controllato i cassetti a che Guglielmo si è tornato a casa alle 3 del mattino a fine della veglia qualcuno ha messo quel cellulare nel cassetto di Serena magia? magia? magia è stato Udini è stato Udini ah. comunque quando viene ritrovato questo cellulare Guglielmo è presente in casa e il carabiniere, che in questo caso è Quatrale che fa il rinvenimento, quatrale, che poi è arrivato come imputato accusato in concorso in omicidio. Quatrale andò a eh, guardare dentro questo cassetto insieme al padre, e non solo ci trovò il cellulare di Serena, attenzione, ci, rubò, ci trovò anche una bustina con dentro dell'hashish, ovvero. L'altra la, la, forma della marijuana, sostanzialmente, farvela breve poi non è, non è proprio preciso. Ma è sempre marijuana, sostanzialmente, la base. dell'ashish. trova queste due cose e dice: 'Oh, Guglielmo era lì!' Lo guarda fa: 'Guarda che prima non c'erano'. No, no, io guardo tutto: prima non c'erano, non c'erano, non c'erano, signor. Carabiniere, mi raccomando, si metta i guanti, raccolga questa prova, nella bustina non la tocchi con le mani, sia mai che magari non ci siano delle impronte. Visto che sono sicuro che non c'erano queste cose, deve averle portate l'assassino. Allora, stia attento a non toccare con le mani, altrimenti lasciamo delle... Ehm, insomma, andiamo a perdere eventuali impronte preziose. Sapete come ha reagito Quattrale? Ha preso il cellulare, la bustina, con le mani, lo ha guardato così fa <ride> E se li ha portati via Cioè, io vi giuro Che anche se non penso minimamente che il carabiniere che viene a mia a fare dei rilievi sia colpevole E mi ride in faccia, toccando una prova con le mani io, io sono, io vado in carcere giustamente, io vi giuro andrò in carcere giustamente, no perché, dai cazzo, c'è una presa per il culo. Quindi io quello che vi consiglio ragazzi, cioè lo so che sembra assurdo, ma uh, avete presente tutti quei casi in cui, tipo il caso genovese, fregato dalle sue stesse telecamere... Ma perché non tenerci qualche telecamera di servizio in casa? Che dici, vabbè, quello che succede poi lo guardo io, me lo cancello io, no? Lo so, la privacy, lo so che poi ci sono i terrori che gli hacker entrano dentro le tue telecamere, però comincio a pensare sempre di più che avere una telecamera in qualche stanza non sia una brutta idea. Perché anche in casi come questo, cioè, dove il carabiniere fa una scena del genere, se tu in aula a processo Avessi l'opportunità di mandare un video dove si vede questa scena? Eh, eh fa eh. Un sacco di gente che conosco ce l'ha, soprattutto quando hanno bambini. Sì, poi guarda caso, eh, quando ci sono omicidi slash suicidi ambigui in casa, queste telecamere poi sei dei conquilini, non funzionano mai. Però, però. Mancanza di rispetto estremo: estremo. Però, povera Serena anche per Guglielmo. In più, c'è un'altra cosa, la tesina di Serena. Ter Serena stava facendo la maturità, doveva ehm, diplomarsi la maturità, no? E quindi aveva fatto questa tesina a tema la follia. E gli insegnanti dicono che lei era molto appassionata da questo argomento ed era una cosa che eh, la follia in generale, il folle, la affascinava moltissimo. E eh, questa cosa, ovviamente, è stata utilizzata. Contro Serena, per dire: Ah, ma lei era affascinata dai matti, dai folli, quindi si sarà avvicinata sicuramente a qualche squilibrato che l'ha fatta fuori da un momento all'altro. E anche questa tesina, eh, tanto per no, elencarvi le mancanze di rispetto nei confronti di questa povera vittima. Altro elemento gravissimo per il quadro accusatorio contro Marco Mottola. È la sua invenzione di vari alibi falsi. Cioè Marco Mottola, eh, secondo me, appare palesemente colpevole nel momento in cui si deve inventare degli alibi che poi gli vengono smontati in due secondi. Perché all'epoca dell'omicidio, quando ci furono i primi, fu fatto il primo nome Marco Mottola eccetera che poi tutti si sono zittiti, gli avevano chiesto dove lui fosse in quel momento. Mentre Serena veniva uccisa, e lui disse che era in compagnia di un amico e bene così, bella a posto, gli hanno creduto bene a posto, era con un amico. Ma le successive indagini hanno scoperto che in realtà quell'alibi era impossibile stesse in piedi proprio perché dai tabulati telefonici emerge che quell'amico di cui lui dice di essere stato in compagnia. Per quella mattinata, in realtà durante la mattinata e il pomeriggio lo ha chiamato diverse volte. Allora tu non chiami al telefono una persona con la quale sei presente, no? E quindi gli hanno detto, ah ci, che sta a di? Al che cambia versione e dici: no mi sono sbagliato sai, non ero mica col mio amico, l'ho confuso, ero con la mia fidanzatina. Ah! Danzatina che frequentava il ginnasio, cioè andava al classico. E quindi, cosa fanno gli inquirenti nuovi, le nuove indagini? Vanno a guardare il registro di classe, della classe che lei frequentava al Simoncelli di Sora. E guarda caso, il primo giugno 2001, mentre Serena veniva uccisa e lui teoricamente doveva essere con la Morosa, la Morosa era in classe registrata che faceva cose. Quindi, alibi 1 smontato, alibi 2 smontato, allora, doveri? Chi lo sa? Chi lo sa? Mica tutti i registri si perdono, eh, arrivare a perdere il registro di classe. La fidanzatina aveva i baffi, ma perché si era confuso lui, capito? Cioè, non lo so se era l'amico o la fidanzata, uno o l'altro, boh, vabbè, un principio di baffetto. No, veramente. Ok, ok, um, vabbè qui avevo fatto tutta l'analisi la, della porta ma ve l'ho già detto della porta perché scusatemi ogni tanto seguo gli appunti, ogni tanto vado a improvvisazione e poi puntualmente il mio cervello dice ma non dovevi andare secondo gli appunti, l'avevi promesso ieri sera invece sei di nuovo andata a braccio e quindi poi mi perdo. Scusate, ogni tanto mi, mi, mi prometto ogni volta Buga del futuro, ti scrivo le cose in ordine logico e cronologico così che tu le possa seguire e dare un ordine di captazione ai tuoi ascoltatori. E invece la Buga del presente puntualmente fa come cazzo le pare e va a braccio. Quindi niente, ci manca la sola che ne uscivano con l'epilessia. Che rabbia! No, guarda la nera, un caso che è incredibile. Ma intercettarli? Penso che li abbiano intercettati, ma loro, che sono i primi a essere delle forze dell'ordine, sanno anche bene che nel momento in cui vengono intercettati, si fanno un'altra scheda telefonica. Bella! Allora, bla bla bla, bla bla. Ah, volete sapere l'ultimo dettaglio sulla porta, come hanno fatto a capire che quella porta che hanno trovato al secondo piano, in realtà originariamente era nell'alloggio dei Mottola? Perché hanno fatto una perquisizione dell'alloggio dei Mottola a maggio del 2016 e hanno trovato delle fotografie. Delle fotografie di una festa di compleanno della signora Anna Maria, moglie del maresciallo, mamma di Marco Mottola. Questa festa era tenuta proprio dentro casa loro e c'era la porta incriminata ancora installata al suo posto. E quindi viene verificato che effettivamente... È stata sostituita. Scusate per i rutti. Tra l'altro, quelle foto hanno anche permesso il confronto con altri segni che potevano essere compatibili con la scansione del pugno di Marco o Franco Mottola. Questo perché non, non c'era solo una botta su quella porta, c'era anche un'altra e altre più piccole che potevano essere effettivamente compatibili con il pugno o altri tipi di, insomma, di, di botte. Qual è il problema? Che quando hanno fatto le analisi Iris per verificare che la panacca sulla porta fosse effettivamente compatibile con l'arcata sopraccigliare di Serena... Hanno imbastito tutto un incastrate la foto di compleanno esatto, hanno imbastito tutto un esperimento eh, appunto empirico sperimentale. E cosa hanno fatto? Adesso qui vi voglio concentrati così mi eh, captate l'errore, perché anche i riss ogni tanto fanno delle cose non proprio ehm, precise, non lo so, a volte perdono il lume della ragione. Hanno fatto questo esperimento in questo modo: hanno preso una porta simile a questa e l'hanno adagiata sul pavimento. Poi hanno preso una, vabbè, una specie di colonnina di ferro no? eh, dalla quale facevano cadere per gravità una testa di un manichino dello stesso peso di dimensioni della testa della povera Serena e quindi poi andavano a misurare se il risultato del, della, della ferita sulla porta, insomma, della panacca, non so come altro chiamarvela, sulla porta fosse compatibile con quella originale, no? Ora, perché questo esperimento vale come, cioè, conta come il caso alle vecchie? Ditemelo. Sto guardando, non ho ancora finita... Mi <ride> una veglia di pugnitori di porte, ma chi di normale dai pugni alle porte? Per abitudine. Guarda, io sono entrata in molte case in cui ho visto pugni di porte. E mi sono spaventata assai. Succede più spesso di quanto pensiate. Il pavimento, la gravità, bravissimi, 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 bravissimi. Innanzitutto, punto numero uno. La dinamica assolutamente non è stata ricostruita in maniera fedele, tu non puoi appoggiare una porta al pavimento perché tu stai dando un'altra superficie sotto la superficie che quindi crea una specie di risposta diversa rispetto all'aria, cioè una porta incardinata che ha aria fuori e dentro è molto diversa da una porta appoggiata a un, a un piano, no? Quindi la risposta che darà la botta è diversa. Altra cosa, tu non puoi far cadere. Esatto, la testa della povera Serena non è caduta per gravità su questa porta, ma è stata spinta. Quindi avrebbero dovuto prendere un manichino o un. Uh, pedofilo. Così, voglio fare un esperimento, dici, vai, prendo lui. <ride> Vabbè, scusate, a parte gli scherzi. Un manichino e, eh, della stessa altezza, forma, peso. E uh, di, di Serena e avrebbero dovuto sbatterlo contro una porta incardinata simile a quella. Allora sì che l'esperimento aveva senso facendolo in questo modo. Ciao Trisia, non preoccuparti: panacca o oh, panacca. Panacca con una N sola, una, una N sola. Facendo l'esperimento in questo modo si sono fregati da soli perché hanno dato adito alla difesa dei Mottola di prendere questo esperimento e smontarglielo dicendo che, facendo palesemente vedere a tutta la corte che non era attendibile e purtroppo qui hanno avuto ragione. Ma tornando alla trama della nostra storia. C'è stato dopo la, la, la seconda autopsia, ci sono stati dei secondi funerali per Serena. Che non è una cosa che si fa solitamente, se c'è una riesumazione e poi viene rimesso tutto a posto, non si fa un secondo funerale. Sono stati fatti a dicembre 2017 i secondi funerali e. Io sono molto contenta che li abbiano fatti, ma in realtà un po' tutti, perché sono stati una sorta di risarcimento per Guglielmo che non ha potuto eh, partecipare a tutta la funzione del primo funerale della figlia proprio perché era stato prelevato no, dai Quindi, da Da Mottola. Quindi adesso, almeno dopo 16 anni, ha potuto uh, partecipare al funerale con l'affetto e il calore di più di mille persone, che erano tutti dalla sua parte, e diciamo che nel 2017, a fine del 2017, la situazione cominciava a inquadrarsi e il pubblico più o meno sapeva. Questo esperimento ha avuto la stessa utilità che ha avuto l'esperimento per capire che danni avrebbe avuto la diga del Bayonne con la caduta del Monte Toc. Non sapevo di quell'esperimento, ma ok, <ride> ti prendo in fiducia. Il mio ex marito nell'appartamento dove stavamo da sposati le ha sfondate tutte coi pugni, altro che panacchie, sembrano colpite con le accette, le spaccava in due. Ok, Mi sono contenta che tu lo stia chiamando ex marito, ma no, molto contenta. Ma andiamo avanti. Uh, nel novembre del 2019, Guglielmo ha 72 anni, il papà di Serena. E viene colpito da un infarto. In quel momento viene ricoverato in ospedale, ma non riuscirà mai a riprendersi da questo infarto, e viene quindi eh, messo in rianimazione e eh, ricoverato in una struttura di lungodegenza dove morirà a maggio del 2020. Quando il processo che si è chiuso qualche giorno fa. Era a metà, cioè ci stavano uh, le udienze, anzi venivano rimandate perché era il covid e cavilli vari e vizio di forma e questo qui si vedeva l'udienza contro Mottola rimandata di volta in volta fino a che uh, lo stress e il dolore non hanno avuto la meglio su di lui e uh, poverino ha avuto un infarto fino a che non, uh, non ci ha lasciati due anni fa. Ora, tutti questi cinque imputati sono stati iscritti, iscritti nel registro indagati nel 2010, ma soltanto il 24 luglio del 2020, alla ripresa, dopo la pausa della pandemia, del Covid, eccetera, il GUP del Tribunale di Cassino li ha rinviati tutti quanti a giudizio. Quindi erano iscritti nel registro indagati praticamente per dieci anni e poi mandati a giudizio soltanto nel 2020. Ovviamente la sentenza, tu ti rinvi a giudizio, ovviamente la sentenza ce l'hai nel 2022, ma sì, perché tanto il tempo è relativo. Ripetiamo il nome degli imputati che sono arrivati a processo in questi giorni. L'ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, maresciallo Franco Mottola, la sua moglie Anna Maria e il figlio dei due, Marco Mottola. L'ex vicecomandante, il luogotenente Vincenzo Quatrale e l'appuntato Francesco Soprano l'accusa è a vario titolo di aver partecipato all'omicidio di Serena. I primi tre, cioè i membri della famiglia Mottola, sono accusati di omicidio volontario, mentre gli altri due di favoreggiamento. e ehm, Insomma, partecipazione in un modo o nell'altro. È di aver partecipato al depistaggio, alla copertura di questo omicidio per far sparire appunto una testimone scomoda di un traffico di droga. Ora il discorso è anche abbastanza semplice, difficile che il movente per cui si è smosso Maria Monti per nascondere questo delitto fosse solo Marco Mottola che spacciava. Adesso c'è sicuramente qualcosa di più che Serena aveva scoperto. E come al solito vi dico: rimando alla vostra fantasia. Io non vi dico niente, rimando alla vostra fantasia. Ma andiamo avanti. Ah, il processo. Allora c'è da dire una roba. La grande domanda è: come è possibile che? Questi imputati, con tutto quello che vi ho raccontato, e vi assicuro che ce ne sarebbe altro da dire, vi ho detto i punti principali, ma con tutto quello che è stato scoperto riguardo alle loro malefatte, soprattutto per quanto riguarda i depistaggi, la, le minacce, la corruzione e tutto il resto, com'è possibile che siano stati assolti tutti? Cioè, io mi aspettavo che magari non fossero incriminati tutti. Cioè che non fossero condannati tutti. Ma mi aspettavo nella mia fantasia che mi sono detta, vabbè, su Anna Maria, chi lo sa, la mamma, boh, secondo me lei viene assolta. Gli altri due a vario titolo si sì, prenderanno piccole pene, ma per lo più condanneranno sicuramente... Io sicura, io proprio a cuore leggero le dicevo, ah sicuro, Franco Motto, la Marco Motto, l'argabbio. La Sicuro, io davo proprio per scontato e invece no. Ma cerchiamo di capire perché, perché c'è un perché, eh? Aspetta che rimettiamo la... il volto di Serena che è la più bellina qua in mezzo. Ora, la procura, ovvero l'accusa, aveva chiesto 30 anni di carcere per Franco Mottola 24 anni per Marco Mottola e qui la differenza tra i due era giustificata dal fatto che Franco Mottola era, aveva un ruolo di responsabilità in quanto maresciallo, quindi anche se l'omicidio l'hanno commesso entrambi, per Franco è più grave per la sua posizione di maresciallo, no? 21 anni per Anna Maria, 15 anni per Quatrale e 4 anni per Soprano per aver nascosto la porta. Secondo la ricostruzione dei PM, che eh, sono due donne, Beatrice Siravo e Carmen Fusco, a sbattere la testa di Serena contro la porta è stato Marco. Quindi, secondo la loro ricostruzione, Serena va in caserma, incontra Marco. Hanno un diverbio in cui magari lei eh, gli dice che lo vuole denunciare, che è lì per denunciarlo, che dirà tutto suo padre, non lo so, non lo sappiamo, questo non lo sappiamo. Hanno un diverbio, quindi Marco la picchia, la colpisce, fino a che non le fa eh, sbattere la testa contro questa porta. Dopodiché interviene il maresciallo Mottola, che... Teoricamente avrebbe potuto salvare la ragazza perché era ancora salvabile, ma lui avrebbe deciso a quel punto di dirigere le operazioni successive, ovvero soffocando Serena che era in agonia già da ore. E poi, sentite, questa è la ricostruzione della procura, eh, portata avanti dai PM. Dopodiché avrebbe commissionato alla moglie Anna Maria il confezionamento della salma della povera Serena e insieme alla moglie, senza il figlio che rimaneva a casa, sono andati nel bosco di Anitrella la notte stessa del venerdì per abbandonare lì il corpo. Allora, io ho un'idea, cioè mi sono fatta un'idea. Avete buttato, cioè hanno buttato a merda, secondo me, tutto quello che avevano in mano. Cioè, questa è la mia opinione, eh? poi io non sono nessuno, per sbagliarmi. Perché hanno voluto fare una ricostruzione così dettagliata e precisa, dimenticando dei dettagli come quelli che ricorda bene Mikla? Ovvero che pioveva quella sera. Ma soprattutto, tu come fai a dire. Con che prove mi stai sostenendo una ricostruzione così precisa? Come mi fai a dire che Marco ha sbattuto la porta, poi è arrivato il maresciallo, il maresciallo l'ha soffocata, il maresciallo ha detto alla moglie di sistemarla e eh, confezionare la salma e farla trovare in quel modo e loro due senza Marco sono andati? Cioè, la corte qui. Per dare ragione all'accusa deve sostenere che la ricostruzione dell'accusa è la verità. Ora mettetevi nei panni della Corte per un attimo, mettetevi nei panni della Corte. Come poteva una Corte accettare questo tipo di ricostruzione senza nessuna prova a sostegno? Se la sono giocati di merda. Mi dispiace dirvelo, ma se la sono giocati di merda. Bastava fare un impianto accusatorio, a mio parere, molto più vago, nel senso, noi abbiamo questo, abbiamo questo, abbiamo questo, abbiamo questo. Non sappiamo esattamente chi ha fatto questo e quest'altro, ma sicuramente sono queste le persone. A quel punto era molto più credibile. Ora hai capito perché hanno perso? Ecco, perché che cosa ha fatto la difesa in risposta a ciò? Ha smontato tutto ha detto innanzitutto che eh, tra l'altro a capo cioè come consulente eh, per la difesa dei Mottola hanno un criminologo che forse posso dire uno di quei pochi criminologi che non è lì per fare il fighino ma anzi ha un eh, curriculum della Madonna che è Carmelo Lavorino che ha lavorato a tantissimi casi tra cui anche se non sbaglio il mostro di Firenze il delitto di Via Poma ehm, poi anche una certa età, insomma, è uno che ha un'esperienza della Madonna. Lui lavorava quando i criminologi ancora non esistevano. E si è schierato per la difesa dei Mottola. E lui smonta l'ipotesi che la porta possa essere effettivamente l'arma del delitto. Perché è impossibile: questo è il discorso che vi facevo prima, che Serena, nonostante avesse eh, gli scarponcini, che la, la, la alzavano un po'. Alta 1,55 è impossibile che abbia sbattuto il sopracciglio contro la porta all'altezza di 1,54. Il tutto secondo la ricostruzione della procura, perché, se tu la, proc la procura mi ricostruisce che Marco l'ha spinta contro la porta. Lei non solo è, sarebbe stato impossibile, che la colpiva più in alto. Ma l'avrebbe dovuta colpire addirittura più in basso. Quindi, questa dimostrazione che la ferita sulla porta, la panaca sulla porta, non era compatibile con la ferita del sopracciglio di Serena, effettivamente ha convinto la giuria. Ma posso dire una cosa? Ha convinto anche me. Cioè, si sono fissati, e mi dispiace dirlo, perché io sono convintissima che gli imputati fossero colpevoli. Ma hanno sbagliato tutta l'organizzazione nell'accusa, a mio parere. Cioè, si sono fissati che la porta doveva essere l'arma del delitto e non hanno mai voluto schiodarsi da lì. Ovviamente, la porta potrebbe essere, ma magari non è. Cioè. Il fatto è che Serena ha sicuramente sbattuto contro un oggetto contundente, quindi possono avergli sbattuto qualcosa in faccia, possono averla sbattuta contro il pavimento, possono averla sbattuta contro qualcosa che ha lasciato delle tracce di, um, come dicevano, no, di schegge di legno, quindi potrebbe essere stata colpita con qualcosa di legno. Non doveva essere per forza quella porta e quei segni che abbiamo visto sulla porta possono essere tranquillamente dei pugni che hanno la stessa forma. E secondo me si sono fatti. Eh, si sono fissati sempre, come spesso succede, su quella loro no, ipotesi, su quella loro teoria-ricostruzione che vedeva la porta come elemento cardine. Scusate il gioco di parole. Ma vedeva la porta come elemento cardine di tutto l'impianto accusatorio. E ma se poi la difesa ti va a smontare che quella porta non è l'arma del delitto, probabilmente non lo è, e poi tu non ti sei organizzato altrimenti. E anche qui. Ha colpito la porta, la ferita sulla fronte era altro. O forse la porta non c'entra niente, forse la porta è stata spostata proprio perché. Mottola si comportava da, eh, come dire, personaggio aggressivo che dava pugni contro la porta e non era bello accogliere dei civili che volevano essere aiutati dai carabinieri in una caserma che si presentava con un buco nella porta. Per questo l'hanno sostituita, che ha anche molto senso. Cioè, stare lì attaccati a questa porta, secondo me, li ha distrutti. E poi tutta la ricostruzione è troppo precisa e tutto il resto. In assenza poi del reperto arcata sopracciglio. Esatto, ambra? Cioè, diventa molto difficile. Per di più, la difesa sostiene che l'accusa non ha ricostruito un vero e proprio movente. E voi direte: Ma non era droga? Sì. Ma l'accusa, portando avanti tutta la ricostruzione, non ha saputo bene ricostruire il movente. Almeno, ragazzi. Io mi sto basando su tutta questa ricostruzione del processo sulle fonti del Corriere che dovrebbe essere ancora il primo in Italia a livello di informazione, no? Quindi mi baso su quello che ha riportato il Corriere. Non vorrei arrivare un giorno a dirvi "Guarda, ho infamato questa cosa perché era scritta sul Corriere, ma in realtà era tutto sbagliato". Quindi quello che vi sto dicendo è riporto la fonte Corriere. Spero che sia reale. Comunque, da Corriere si sa che la difesa ha sostenuto che l'accusa non abbia ricostruito un movente e che secondo loro il comportamento dei Mottola, per come viene descritto, non è logico, ovvero non viene giustificato. Uh, sì, loro possono dire era per proteggere il, uh, il figlio, era per la questione della droga o forse era anche per un rifiuto sentimentale. Insomma, pare che alla fine della fiera l'accusa la, uh, abbia risposto testuale, cito, il vero movente ce lo può dire solo Serena. Che è vero, è vero, però. Davanti so, al impianto accusatorio senza metterci un movente diventa molto complesso. Anche perché non avevano prove a sostegno del movente. Cioè, il fatto è che Marco Mottola non ha nessun precedente di droga. Nonostante tutti sapessero che lui spacciava, non ha nessun precedente di droga. Quindi eh, assurgere al movente della droga senza prove a conferma era per loro impossibile e quindi non potevano portare avanti un movente chiaramente, no? Ok. Altra cosa. Ah sì, la droga? Sapete cosa ha fatto la difesa? Ha ripescato una lettera che Serena Mollicone nel 97 ha scritto alla cugina. E qui la difesa ha fatto una mossa molto cinica, molto cinica, molto irrispettosa per la vittima, ma ragazzi, in tribunale non si guarda in faccia a nessuno, eh. In tribunale non c'è morale. E che cosa fanno? Tirano fuori questa lettera scritta il 26 dicembre del 97 da Serena, questa ragazza che veniva descritta come impegnata nella lotta contro le droghe. Eh, scrive: Oggi pomeriggio mi sono fumata una canna su eh, su dai, che quando vieni anche tu ci facciamo una canna insieme. Quindi quello che vogliono far intuire è che anche Serena si fumasse le canne e quindi è impossibile che Serena sia andata in caserma per denunciare Marco Mottola o che ce l'avesse in particolare con Marco Mottola per la droga se era anche lei una consumatrice. E quindi cade in questo modo tutto il movente. Ora, ovvio, ovvio, non ve lo sto manco a dire. Che, eh, se tu ti vai una canna una volta non vuol dire che sei un drugè, e poi c'è una grande differenza tra marijuana ed eroina cocaina o altre sostanze molto più impattanti è inutile che vi faccia questo discorso purtroppo in tribunale una prova del genere risulta smentita totale di tutto quello che era il momento precedente eh lo so è solo una canna ma siamo davanti alla corte e quindi Vanno a dimostrare l'incoerenza, eh, noi siamo elastici, noi siamo uh, relativi, purtroppo in tribunale la relatività e l'elasticità non vanno molto di moda. Eh sì. Raga, è sostanza illegale è spaccio marijuana, per quanto sia ormai legale la maggior parte del mondo mi pare, però vabbè in aula è stato considerato un, un elemento importante oltre ogni ragionevole dubbio già già ma con tutte le prove di colpevolezza eh sì ma non erano le prove di colpevolezza che servivano ad incastrarli nella ricostruzione della procura cioè secondo me tutto quello che ha fatto crollare è stata la ricostruzione della Procura, che non ha voluto portare... Poi io non lo so come si portano le robe in tribunale, per amor di Dio, adesso io non sono veramente nella posizione di criticare chi fa il suo lavoro, però mi è sembrato abbastanza assurdo che dei PM portassero una ricostruzione così precisa senza poterla sostenere con delle prove, anziché puntare il tutto su quelle che sono state le azioni di depistaggio successive che lì andavano proprio a incastrare. Qua il depistaggio, almeno da quello che riporta il Corriere per adesso sul processo, sembra che non sia stato affrontato poi così in maniera significativa, in quanto invece, cioè, a discapito invece di tutta questa ricostruzione piuttosto fantasiosa di come è andato il delitto. Cioè, ma tu come fai a sostenere che Anna Maria sia occupata della confezione, del confezionamento del cadavere? Ma poi errore madornale dirmi che è stata portata al boschetto dove è stata trovata la notte stessa dell'omicidio, quando sappiamo benissimo che era impossibile per numerosi elementi la pioggia, il cadavere era pulito, era scusate, asciutto e ha piovuto quella notte. I carabinieri erano già passati di lì il sabato. In più le uova di mosca che eh, erano state deposte da troppo poco tempo per che lei fosse lì dal venerdì. E ora allora stai facendo un errore di base eh, credibile. Hanno. Eh sì, secondo me è stata la loro ricostruzione a mandare tutto in vacca. Se l'avessero eh, portata meglio, tutta questa accusa, secondo me avrebbero incriminato, cioè avrebbero condannato tutti tranquillamente. E in più c'è un'altra cosa che gioca a favore della difesa. Non ci sono prove scientifiche. Ovvero, come vi dicevo prima, non c'è il DNA dei Mottola sul corpo di Serena e non c'è DNA di Serena in caserma. Ma c'è da dire una roba. Un'impronta digitale, come vi dicevo all'inizio, in tutto questo c'è. Sì, guarda Chiara Sì. Potrò, ma non lo farò mai perché rischio di passare dal tribunale alla cella in due secondi. Io veramente poi non mi contengo. E altro che oltraggio alla corte, <ride> cioè arriva a i coltelli. Sarei. No, è meglio di no. Comunque, c'è questa impronta digitale che viene trovata sul il... Il nastro isolante che chiudeva la, 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 la faccia, nelle braccia. Adesso non so esattamente quale parte del nastro isolante avesse l'impronta quindi c'è una prova scientifica che potrebbe essere considerata prova regina. Il problema è che questa impronta digitale che c'è non corrisponde a nessuno dei Mottola, nessuno dei sospettati, nessuno degli imputati, nessuno nessuno. E la difesa ha detto "Non dovete cercare la colpevolezza dei Mottola in questo omicidio, dovete partire da quell'impronta digitale perché appartiene all'assassino, e scoprire chi è l'assassino. E, regà, ha senso. Cioè, tutto quello che è successo non è follia. Tutto quello che ha deciso la Corte d'Assise non è follia. La Corte d'Assise ha detto che non ha creduto alla ricostruzione della Procura e ha assolto tutti gli imputati perché non c'erano prove a sostegno della ricostruzione della Procura. Giustamente! Siamo senza ogni ragionevole dubbio per come gli è stato presentato il caso? No. Quindi questo risultato non è così incredibile. È incredibile come con tutti i dati che avessero sono riusciti comunque a portare avanti un processo di merda. Comunque sia. Comunque sia, eh, questa famiglia, eh, per quanto non si farà il carcere, se lo farà nel mondo il carcere, perché non saranno mai persone libere davvero, non saranno mai persone che non vengono viste con odio e non saranno mai persone che verranno accettate o fatte vivere tranquillamente. Quindi il loro carcere se lo faranno in ogni caso. Certo è che questa purtroppo è la conseguenza, il destino anche di tutte le vittime di mala giustizia, che vengono considerate poi, dopo anni, innocenti, ma il pubblico non lo fa. Quindi, se vorremmo essere. Se volessimo. Se volessimo essere. <ride> Intellettualmente onesti e coerenti, cosa che secondo me la coerenza tante volte limita l'elasticità e la relatività, ma vabbè, pensiero mio: dovremmo considerare anche loro delle vittime della mala giustizia, dovremmo considerarli persone innocenti perché ormai c'è stato un giudizio della Corte d'Assise che li eh, considera innocenti, quindi noi tutti dobbiamo accettare che sono innocenti. Sì, eh, è il primo grado. È il primo grado. Però in appello, sì. Speriamo che eh, insomma, riescano a chiarire meglio la situazione. Però vi è più chiaro adesso perché. Perché un conto è dire: Eh assolti tutti, ingiustizia, corruzione, poteri forti'. Blablabla. Un conto, invece, secondo me, è guardare che cosa è successo. E' mettersi anche un po' nei panni di chi ha dovuto decidere. Il ragazzo di Modena è scomparso durante il cammino di Santiago. L'ultimo suo avvistamento è un paese francese. Ha avuto contatti con la madre tramite videochiamata. Insieme a sospettosi prelibi di denaro di piccola taglia. Uh, uh. Che la guarda. Eh, martedì facciamo TG Crime. Mi recupero tutti i link che mi avete mandato. Tra l'altro ne ho un botto, già. Perché voi non lo sapete. Ma io sono un po' secchiona, no? E Quindi ho Le mie bacche che sottrello. Dove metto... Tutte le, tutti i link che mi mandate, li metto tutti. Sia le vostre richieste, sia per il TGCram, tutte le notizie, no? Quindi, qua ne ho veramente un botto da portarvi per, eh, per martedì. Per cui, ovviamente, voi continuate a mandarmene. Come al solito, tocca fare una selezione perché sono veramente troppi gli omicidi, ma uh, allora, in questo momento. Più che aspettare il processo d'appello, io aspetto che passino i 90 giorni e che in autunno ci possano dire le vere motivazioni, perché io ci sono arrivata. Grazie Tania, perfetto. La coerenza aiuta a ricostruire i fatti, l'elasticità può essere utilizzata per la ricostruzione o decostruzione, basta pensare alla difesa dei motto da parte del criminologo. Beh, il criminologo è un grande professionista, lui fa quello che, che deve fare per l'interesse dei suoi assistiti.